Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere e tanta musica sulla radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Buonasera, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Oggi la devo andare a leggere perché sono smemorato. È il 18 giugno 2020, sono le 21 spaccate. Siete in diretta su Radio Cigliano alla trasmissione che vi fa compagnia. Tante trasmissioni vi hanno fatto compagnia durante il coronavirus. Questa vi fa compagnia il giovedì sera, la trasmissione in cui mi riposo perché ci sono degli ospiti. E questa sera, signore e signori, tre ospiti eccezionali, favolosi, fantasmagorici. Ma per salutarvi e per darvi il benvenuto hanno preparato una poesia. Questa sera torniamo nel 1803. Ugo Foscolo in diretta su Radio Cigliano, c'è Alla sera. Forse perché della fatal quiete tu sei l'immago a me sì cara vieni, e quando ti corteggiano liete le nubi estive e i zeffiri sereni, quando dal nevoso aere inquiete, tenebre e lunghe all'universo meni. Sempre scendi invocata e le segrete vie del mio cor suavemente tieni. Vagar mi fai come ai pensieri sull'orme che vanno al nulla eterno e intanto fugge. Questo reo tempo e van con lui le torme delle cure onde meco egli si strugge. E mentre io guardo la tua pace, dorme quello spirito guerrier che entro mi rugge. Signore e signori, questa sera su Radio Cigliano, Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma, a Dopo Cena con. Conduce in studio Alessio Cigliano. Dopo cena con, non so perché lo dica, ma Alexa è fatta in questa maniera. Signore e signori, benvenuti in diretta con tre attori straordinari, tre colleghi milanesi che, come dico sempre, mi fa un piacere pazzesco intervistare perché siamo lontani ma siamo vicini. Come dicevamo poco tempo fa, pochi minuti fa, non ci siamo mai conosciuti, ci siamo conosciuti questa sera ed è stato veramente un piacere. Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo Di Palma a Dopo Cena con. L'applauso finto. L'applauso finto ci accompagna. Ci accompagna l'applauso finto perché giustamente non ci può essere pubblico in questo momento e quindi dobbiamo per forza fare in come tutte le trasmissioni. Ragazzi, che piacere conoscervi. Elisabetta, tu permetti se da buon romano ti chiami Elisabetta senza aprirla, quella è, vero? lo so. Anche per brillo in tasca, no? Sì, infatti, siamo tremendi, però è un po' così. Mi piace veramente... Avete fatto tante cose, ma siete soprattutto delle persone che hanno un seguito incredibile e questa sera veramente sono in tantissimi. Io non so perché mi si è chiuso il tablet con la diretta, perché volevo andarvi a far vedere esattamente, a darvi conto, proprio conteggio, delle persone che in questo momento si sono riunite e che ci stanno ascoltando. Soltanto che si è chiuso tutto quanto e non riesco a vederlo. Vabbè, adesso lo scopriremo vivendo. Intanto, guardate che cosa vi faccio vedere, perché i nostri amici sono anche bravissimi dal punto di vista creativo. Lui è Enrico dalla provincia di Lecce che ci saluta e noi lo salutiamo. Ciao, Enrico. Ovviamente. Ciao Enrico! Ma guardate, Enrico, che cosa vi ha preparato. Questo è un composite che ha fatto per Gianluca. Lui ti vede e circondato da tanti amici, veramente tanti, sì, amici che ti hanno fatto compagnia all'interno della tua carriera. Guarda quanti mi sono. Vedi anche molto più giovane, mi vede. Un pochino, devo dire. Vabbè, però d'altronde ognuno c'ha la sua percezione, no? La sua percezione di noi. Questi sono gli amici con cui ti vede Enrico, mentre invece queste sono le amiche che circondano un po' Elisabetta. Beh, non è male, vero? Tante amiche anche tu. Sono grazie, è troppo carino. È vero. E poi ci sono gli amici di Ivo, eccoli qua. Ce n'è veramente. Poi, di solito tutto. Quando io pubblico queste cose, che ogni tanto le pubblico anche, ovviamente, come fa chiunque dei colleghi, ovviamente, sulle sue pagine, c'è sempre quello che dice: no, ma però manca questo. Ma ragazzi, manca sempre qualcuno. Manca sempre qualcuno, cioè non si può avere. È pazzesco. Anche perché non li so nemmeno io tutti quelli che ho fatto. Figurati. Ma guarda, infatti, io voglio fare, parto subito con Elisabetta, ma tu hai memoria di tutti i personaggi che hai doppiato nella tua lunga carriera?
No, assolutamente, infatti faccio sempre delle figuracce quando mi dicono: ma ti ricordi quella volta che hai fatto? Io dico forse sì. Forse, può essere, non è detto. Beh, poi ovviamente me li ricordo, quando comincio a fare mente locale non sono così, non ho ancora perso del tutto la memoria, mi ricordo quello che ho allora fatto. Allora sei bravissima, allora sei bravissima, perché io veramente non più tardi dell'altro ieri sera, ho visto una cosa e mia figlia ha fatto: ma quello sei tu. E ho detto: senti, la voce sembrerebbe veramente la mia, però io non, proprio zero, assolutamente il nulla assoluto. Sì. Ragazzi. Poi vabbè, insomma, ovviamente ti ricordi i personaggi principali, quelli ti restano per forza nel cuore, anche perché ci hai fatto tante tante puntate, te li ricordi per forza, ma magari ci sono dei personaggi di puntata che le persone si ricordano, e che tu non te le sei dimenticate. Che poi uno dice: sai, hai detto quella battuta topica che è diventata un cult, no? E tu dici sì. Ok. E allora ha cambiato la vita, cioè sono battute che allora magari hanno cambiato la vita veramente e tu non te le ricordi e quindi li deludi. Purtroppo a me capita spesso alle fiere, ovviamente come a chiunque dei colleghi, certo, di doverli deludere proprio perché no. Poi c'è sempre questa cosa: ma allora era per lavoro? Ci sono quelli che capiscono che il nostro è pur sempre un lavoro, e altri che magari sono delusi perché allora lo fai solo perché lavori, eccetera. Insomma, però, succede, voglio però dire. Diciamo che è un peccato, mi spiace appunto deluderli spesso, ma io a volte anche le scene più importanti che ha fatto Pegasus, ma ragazzi, se qualcuno non me le ha condivise qualche giorno prima e allora me le sono riviste, probabilmente chissà dove sono. Anche perché noi su quell'anello topico che è diventato un cult assoluto, quanto ci siamo stati? 5 minuti? 10? Capito? Quando andai dal mio psicologo, il mio psicologo mi disse: ah, ma certo, voi fate il doppiaggio, certo, quindi state a tavolino, provate, affondate, certo, ma de che? È una cosa rapida e immediata. No, e poi forse Gianluca è anche una specie di protezione la nostra, quella di dire: vabbè, esco dal turno, cancello, perché poi devo entrare in un altro turno, in un altro personaggio, in un'altra epoca, in un'altra storia, no? È possibile? Sì, perché poi il nostro è un approccio comunque profondamente verticale in quel senso lì, cioè che per quei 5 minuti ci siamo a 5, 2, 10, ci siamo a fondo il più possibile. Però poi, finiti quei 10 minuti, ci siamo fuori il più possibile, proprio perché, come dici tu, passiamo ad altro. Quindi è un l'importante po' fuga. È la profondità in quel momento. Bravo. Poi dopo... certo. Sì, quindi praticamente siamo degli scattisti. Sì. Sì, dei centometristi. Beh, qualcuno mi disse, mi ricordo un'assemblea del doppiaggio degli anni 80, di quelle che cominciavano alle 3 di pomeriggio e finivano alle 7 di mattina, che non una cosa infinita, con 50 miliardi di persone che partecipavano, e a un certo punto qualcuno disse: noi abbiamo anche dei problemi al cuore, perché il nostro prendere l'attacco è come lo scatto di un centometrista quando spara. Ho detto: boh, spero di no, nel senso che altrimenti saremmo tutti morti d'infarto. È vero che ci mettiamo il cuore, però anche meno, non patologicamente, ecco. Svelerò un mio difetto, una mia fragilità, che non sono bravissima sugli attacchi, infatti mi sgridano sempre i direttori che ho quell'attimo di ritardo. Senti, però poi il ritmo lo prendo giusto, perciò si può tirare su e sistemare su perfettamente. Allora, diciamo una cosa, vediamo un attimo, facciamo un po' di autocritica, un po' di outing dei nostri tempi. Quanti fotogrammi di ritardo abbiamo di attacco? Li avete mai... 7? Non dovrebbe essere superiore al mezzo secondo per essere professionale. Quindi, allora, ricordiamo che in un secondo ci sono 25 fotogrammi. 7 fotogrammi possono sembrare nulla, no? Dice: che so, 7 fotogrammi, 7 quadratini di pellicola. 7 fotogrammi è un'eternità. Cioè, se io adesso attaccassi con 7 se adesso questa trasmissione la spostassi di 7 fotogrammi, voi cambiereste canale perché ci trovereste sgradevolmente fuori sincrono, proprio. Certo. Una cosa. Allora, io ne ho 4, però siccome sto usando la cuffia Bluetooth che ha altri 4 fotogrammi di ritardo, adesso sono passato a 8.
vabbè, allora mi batto. Quindi sto con te, allora, ti imbatto. Insomma, abbiamo una latenza anche abbiamo noi. Abbiamo una latenza. Modo... Ivo, quanto saranno i tuoi fotogrammi più o meno? Beh, sì, credo di essere anch'io tutto sommato non molto distante. Forse sono tra te e Elisabetta, ecco. Sì, ok. Mentre allora, invece... Anch'io, perché anch'io non li ho mai calcolati i miei fotogrammi. Devo dire la verità, mi cogli impreparato perché... So di essere, dipende dai giorni, cioè ci sono dei giorni in cui ne faccio 8 e giorni in cui ne faccio 2. Secondo me dipende anche un po' da se è il primo turno, se ho dormito, cosa mangiato, il caffè. Ci sono dei giorni che andiamo a sembra che spariamo veramente le pallottole, siamo immediati nell'attacco. E poi ci sono invece altri giorni nei quali tirateci su, dateci, c'è il sincronizzatore apposta. Esistono i sincronizzatori infatti, apposta. Per non darci troppo stress, quindi. Allora ragazzi, è pieno di gente che sta seguendo sulla chat di Facebook, non potete immaginare. Io voglio salutare Matteo, Desiree, Valentina, Edoardo, Danilo, e tutti dicono, allora, c'è cosa Vincenzo che dice, signor Cigliano, è stato Arles a chiuderle il tablet per far dispetto a Pegasus. Ah, certo. E può essere. A questo Pegasus, che io ho una magliettina carina. Beh, bellissima. Con bellissimo. Pegasus gatto, praticamente. Neko che vuol dire gatto, certo, in giapponese Neko vuol dire gatto. Bellissima. Maglietta a tema, mi piace da morire. Allora, Big Bang di Luna di Pegasus, tre miti, dice Francesco. Ciao Gianluca, ciao Betta, ciao Ivo da Edo Colombo che vi saluta. Veramente i miti sono quattro comunque, i miti sono quattro perché c'è anche il conduttore. Che... No, ma io sono un maggiordomo stasera. C'è qui, guardate, sì, vabbè, allora c'è anche Alexo. Maggiordomo anche... di nome Ken. Vabbè. Maggiordomo un po' violento, diciamo la verità. C'è anche qui Alexo che vi saluta e che vi manda tanti baci. Ma come, vedete, Daniele dice, ma come puoi non ricordarli Elisabetta? Perché ci vedono strani quando non ricordiamo le cose. Lo so. Però ragazzi... Ragazzi, so, io succede. Faccio delle figuracce terribili, lo so che poi le persone ci rimangono male, ma quando ne fai tanti qualcosa te lo dimentichi per forza. Poi una cosa che io dimentico sono i titoli delle serie, ma spesso perché cambiano in Italia, almeno cambiavano in italiano, adesso probabilmente non è più così, ma tanti anni fa cambiava in originale, la serie aveva un titolo, poi andava in onda con un altro. Poi anche i nomi venivano cambiati, i nomi dei personaggi, era un casino, cioè tu, vabbè che li dicevi i nomi, però era veramente un bordello. Daniel Sambo ci dice, Gianluca il tuo video tributo a Paolo Torrisi è epico. Sì, in effetti ho fatto, adesso non so chi lo ha visto di voi, però ho fatto da una settimana questo video su Torresan, quello che insomma noi conoscevamo come Torresan, che era il suo nome vero di nascita, e quindi mi sono insomma impegnato nel cercare di fare il più esaustivo possibile un video su YouTube che raccogliesse, oltre all'intervista di Cib Barcellini, che è il fondatore della Mera, che ha la memoria storica più lunga, diciamo, di noi rispetto al doppiaggio a Milano, perlomeno, anche una serie di cose che si trovano su YouTube. Ho fatto una sintesi, insomma, del tutto, ci ho messo un po' del mio, ho fatto un po' di anche un racconto strappalacrime che c'era sul web dell'ultima persona che pare abbia visto Torresan in ospedale prima che, insomma, ci lasciasse, e quindi ho fatto questo putturri che, insomma, pare sia molto piaciuto a chi voleva saperne di più su una voce che comunque a Milano è stata molto molto importante, che è stata poi il Deus Ex Machina, tra l'altro, di Dragon Ball, quindi è entrato nelle vite di tutti trasversalmente in molti modi. Sia con la voce di Goku. Sei stato bravo, perché poi i nostri colleghi che se ne vanno, che non ci sono più, rischiano un po' di passare nell'oblio, essere dimenticati, ma soprattutto essere dimenticata la loro arte, che è, a parte la persona, che ovviamente nessuno di noi può conoscerla, ma l'arte ce l'abbiamo sotto mano ed è giusto ricordarla, secondo me, ogni tanto. Perché poi lasciamo qualche cosa. I nostri tanti dei nostri amici che ci seguono dicono una bella cosa: che noi li abbiamo presi per mano da bambini con le nostre voci, con i cartoni animati, e accompagnati nella loro vita. Siamo una specie di coperta di Linus. La nostra è strana come cosa, è pazzesca, però è vera. E se ci pensate... Ma infatti
Alessio, guarda, a me è una delle cose che ha colpito moltissimo le prime volte che frequentavo le fiere, i fan, insomma, ancora non conoscevo bene questo mondo, è quando ti dicevano la classica frase: tu sei la mia infanzia. Sì. E tu rimani un attimo così dicendo, cioè, in che senso, scusa? Cioè, sei un po' spiazzato perché non sai, ti senti pure troppo, sì, capito? Dici, no, vabbè, un po' meno. E invece per molti è una cosa, come dicevi tu, che è entrata così a fondo. Ecco, veramente. Comunque io dico sempre che loro, cioè noi li abbiamo, come dire, accuditi quasi, secondo qualcuno di loro, quando erano in fasce o comunque quando erano piccolini, però loro ci consolano a noi quando siamo maturi. Quindi mi pare che sia uno scambio che funziona. Bravo, mi piace molto questa cosa, me la rivendo. Bella. Adesso me la segno e me la rivendo, me la trascrivo e me la rivendo, veramente. Bravo Ivo, veramente bravo, mi piace molto. Oh, non pensavamo, noi pensavamo di stare lì a lavorare con un lavoro che tra l'altro è anche divertimento, perché insomma ci divertiamo pure a fare il nostro lavoro. Certo, certo. E invece poi abbiamo comunque, nella nostra carriera, abbiamo dato un'impronta che è rimasta, e questo è bello. E il tributo di tutte le persone. Ci sono 1400 persone collegate in questo momento sulla, a guardare la diretta, e spero che diventeranno anche di più, quindi veramente. Che bello, tre delle voci più importanti insieme, per ora mi sto immaginando un mega crossover tra Vegeta, Sailor Moon e Pegasus, come potrebbe essere, ragazzi? Un calderone, un guazzabuglio, tremendo, veramente. Hai risaputa come Tisifone, diciamo, per... ecco, vabbè, per dirla. Basta. E poi Ivo, chiede Giuseppe, hai mai avuto contatti con la Davena durante il doppiaggio di Kiss Me Licia? No, in realtà, anche perché in quell'epoca comunque anche lei aveva la voce di Donatella Fanfani, per cui no, di fatto sì, poi l'ho conosciuta sul set, perché comunque in produzioni successive, nei vari Arriva Cristina eccetera eccetera, c'era per esempio un personaggio che mi fecero fare, un ragazzotto un po' appassionato di musica lirica che poi veniva preso in giro regolarmente da tutti quanti, e quindi la conobbi sul set di quella cosa lì, di Arriva Cristina praticamente, o titolo equipollente, perché ne ha fatti svariati. ma durante il doppiaggio, la realizzazione insomma del doppiaggio di Kiss Me Licia, sia cartone sia telefilm, no, in realtà incrociarla in sala non era possibile. Sì, non vengono in sala, non mi interessa, ma insomma non è neanche richiesto. Lavorava altrove, per cui... Sì, infatti, lei stava sul set e poi, essendo doppiata, forse manco gli interessava venire a vedere com'era la situazione. Lì fu una cosa particolare, vero? Fu una cosa... voler associare le voci del doppiaggio ai personaggi in carne e ossa. Sì, l'operazione commerciale era quella, nel senso che loro cercarono... Sì, su questo fu abbastanza chiaro in varie altre interviste che fece, e cercarono in Giappone altre stagioni di questo cartone, che però in Giappone non ebbe lo stesso successo, quindi non fecero altre stagioni, e quindi nacque un po' l'idea di provare a, insomma, fare quello che oggi si chiamerebbe live action di Kiss Me Licia, con tutti i limiti che ovviamente ben si conoscono, però insomma, e quelle operazioni che diventano trash e cult nello stesso momento insieme, subito avvengono in anni in cui di pionierismo, e allora insomma in qualche modo si impongono lo stesso, anche se poi tecnicamente, materialmente magari sono un po' trash, effettivamente su questo però, non c'è dubbio, però è piaciuta tanto, è stata una serie che è piaciuta tantissimo, per carità, è strandata. Dico, è stato il mio primo, all'epoca del cartone animato, quello fu il mio primo protagonista dopo due annetti di gavetta. Quindi io ho solo da ringraziare tutti quanti, anche perché ero l'unico principiante, si può dire, gli altri erano tutti bravissimi, Ubaldi, la Fanfani, Calindri, cioè proprio, capisci? Cioè io balbettavo praticamente. Esagerato. Quindi, no, esagerato. Quindi succedeva... Una di quelle cose che io dico, adesso la rifarei tu. Il pubblico dice, no, capolavoro, capolavoro. Non la toccare. Allora io capisco, per il pubblico è capolavoro, devi alzare le mani, sì, nel sì, senso sì, della resa, e basta, non ragazzi, c'è niente da fare. Io ho fatto Kenny Guerriero, andatelo a sentire, era insentibile, però adesso tutti quanti, per tutti quanti è un cult, quindi va benissimo, abbiamo fatto la nostra epoca, abbiamo fatto le nostre sperimentazioni. Ma sai che, scusami, visto che anch'io ho questo, il personaggio iconico di Vegeta, no? Quando mi dicono, no, però quando facevi Dragon Ball Z, no, che avevo 27 anni, 26, 27, 28, no?
e ho riascoltato ogni tanto qualcosa, dicevo, mamma mia quanto ero sporco, mamma mia quanto non articolavo, mamma mia quella roba lì così, eppure nel cuore, più che nelle orecchie secondo me, di quelli che guardavano i nostri prodotti di allora, in cui magari noi ci rivediamo appunto come ci dici tu perché, ne? Non la toccherebbero, non la toccherebbero. Cioè, è rimasta quella, è rimasta scolpita, veramente. Tra l'altro, parlando proprio di Vegeta, Sasha chiede: è vero che l'urlo di Vegeta nel tuo ricordo suonava un po' come una Maserati o una Ferrari? Hai fatto una dichiarazione di questo tipo, tu? No, è perché ogni tanto quando mi chiedono dell'urlo dico, cavolo, mi sembra di fare, se fai 20 secondi, 30 secondi, una roba così, sembra di essere una macchina da sì, corsa in folle, no? Cioè schiacci, tieni in folle e schiacci l'acceleratore a palla. Dal meccanico. Quindi dico, sembra una Ferrari o una Maserati. È vero, è vero. Mentre invece Tiziano spera che ad Elisabetta nei prossimi film di Sailor Moon le facciano doppiare qualcuno, magari un antagonista. Chissà, vedremo, insomma, vedremo come potrà andare. Allora, non basta neanche dire sì, perché no, perché poi le decisioni vengono prese, ovviamente. Quando, sì, quindi, quando mi dicono, ma quella cosa che hai doppiato, quando va in onda? Che ne so io, che ne possiamo sapere. Ma se a me mi accusarono di ritardare la messa in onda dell'Elisio per chissà quali miei traffici, che ovviamente non esistevano naturalmente, e che quella roba andò in onda effettivamente 2 anni dopo che avevamo realizzato il doppiaggio, e qualcuno si mise in testa che era colpa mia, ma che proprio bloccavo non solo dovevo sapere o non sapere, ma bloccavo proprio l'uscita di quella roba lì. Ma perché? Anche sull'adattamento, perché quante volte sull'adattamento, ma vabbè, perché hai detto quella battuta? Ma che ne so io, ma ma tu non potevi, ma tu non potevi rifiutarti, ma che cazzo ne so, era in giapponese, c'è scritto ciao, io ho detto ciao, poi che quello dicesse vaffanculo, ma che ne so io, capito? Poi il contesto, non è che sei sempre lì, non è che stai facendo non lo sapriamo e non lo sapremo mai, però è bello. Siamo anche in diretta su Instagram, ciao amici di Instagram che ci vedete, ci sentite bene con la stessa qualità della nostra trasmissione, ma ci vedete un po' peggio. Se volete vederci meglio andate sulla pagina Facebook, che vi chiedo di condividere se volete che questa radio vada avanti, perché va avanti assolutamente solamente attraverso il vostro consenso. Un like sulla pagina Facebook della radio corrisponde a un applauso, quello che a noi artisti fa piacere. Siamo anche in diretta sul canale YouTube Radio Cigliano, iscrivetevi. Siamo anche in diretta su Instagram e facciamo tante storie, quindi venite a vederci anche su Instagram, e c'è l'app Radio Cigliano da scaricare per il vostro telefonino. Ovviamente non ci sono i video sull'app, ma c'è tanta bella musica 24 ore al giorno. Scaricate l'app Radio Cigliano sul vostro telefonino. E parlando di musica, io non voglio conoscervi solo per aneddotica di sala, che è bellissima e meravigliosa, e dovremmo a un certo punto riunirci e scrivere un libro, perché abbiamo un'aneddotica noi tutti quanti, un'enciclopedia veramente. Non dovremmo lasciarcela scrivere da persone estranee alla sala, dovremmo scriverla noi, che la facciamo sicuramente meglio. Ma vi voglio conoscere anche in musica, perché la musica viene dal profondo dell'anima e secondo me è importante riconoscersi anche nella musica. Allora, Gianluca, Elisabetta, Ivo, chi vuole cominciare per primo con le canzoni, con la musica? Tanto useremo sempre quest'ordine. Guardate, siate cavalieri. Siate cavalieri. Io, per carità, se vuol cominciare. Allora inizio io, dai. No, questo non è essere cavalieri, è essere il contrario. Vabbè, non siate cavalieri, comincia Elisabetta. Tanto a chi tocca non si ingrugna, si dice a Roma. Prima o poi tocca a qualcuno. Elisabetta, quale canzone carico? Che numero? Allora, io caricherei la 3. La numero 3. E mentre io la carico, ma guardami, è una bella partenza perché è un pezzone pazzesco, ma ti chiedo, Elisabetta, perché l'hai portato? Cosa ha di importante per te? Vabbè, perché non posso svelare, ma posso dire che è un artista che per me è geniale in tutti i sensi. Dal punto di vista musicale, dal punto di vista del movimento, ha segnato la storia della musica, e
nonostante tutte le sue contraddizioni e le polemiche, le storture che sono poi venute fuori sulla sua vita, per le quali io sospendo completamente il giudizio, trovo che abbia un cuore enorme, un cuore grande, comunica talmente in maniera potente che non puoi non amarlo. No, è e vero. Poi io ho avuto la fortuna di andare tanti tanti anni fa, quando era una star pazzesca, nel momento forse più fulgido della sua carriera, a un concerto negli Stati Uniti. Ma questo vabbè, lo posso dire. Meraviglioso, meraviglioso. Io l'ho visto a Roma, io l'ho visto in Italia, ma immagino che negli Stati Uniti era per 20, per 50. Sì, è stata un'esperienza pazzesca, perché la cosa che mi aveva colpito da morire era che andavano delle famiglie intere a vedere il concerto, proprio madre, padre, figli, nonni, tutti vestiti come lui. Bellissimo. Ho detto lui. Bellissimo. Ed era particolare, proprio si identificavano completamente in lui. Era... Che è tra l'altro un po' quello che succede quando andiamo nelle fiere e vediamo le persone travestite dai personaggi dei cartoni animati che vediamo, i cosplayer. No? Vero. Erano dei cosplayer che... ante litteram quelli che andavano ai concerti. Perché a quei tempi, sto parlando veramente, io ero una ragazzina, avevo 19 anni, era impensabile per me vedere una scena del genere. È vero. Mi aveva molto molto colpito. Sapete che cosa? Niente, poi io da ragazzina, appunto, quale ero, siccome ero perdutamente innamorata di lui, ho già detto che è un lui, ormai qualcosa l'ho svelata, ho tentato Va benissimo. Di conoscerlo. Ci sei riuscita? Sono riuscita. Ci sei riuscita? No. No, porca miseria. Io ti dico, la guardia del corpo si è fatta una grassa risata quando mi ha visto che dovevo a tutti i costi conoscerlo, mi ha detto... Non gli piacerai di sicuro. Vabbè, però questo mio fratello andò fuori all'Hotel Byron a Roma mentre era lì e sotto la cosa lui gli tirò una reliquia che lui credo che abbia, se la porta a letto la notte, una cosa del genere, veramente. Signori, l'LP più venduto della storia degli LP, adesso superato dal Greatest degli Earth, Wind & Fire, ma è stato così per anni. Ci ascoltiamo Beat It da Michael Jackson, Radio Cigliano. Vabbè, questa. Guardali come ballano, guardali come ballano. Gran pezzo, veramente, gran pezzo. Ed è il primo pezzo di Elisabetta Spinelli. Allora, io vi faccio vedere degli altri composite, come li chiamo. Questo l'ha fatto Vincenzo, ecco. E lui invece vi vede con le locandine delle cose che avete fatto. Guardate, siete circondati. Ci sono una marea di Dragon Ball. Un po' diverse. Sì. Qualcosa di diverso c'è. Poi c'è tutto Dragon Ball, sì. Tutto Dragon Ball, Ned Kelly, Fantastic Four, Watch Dogs, Hell Kitchen, Space Goofs e è un film con Heath Ledger, il compianto Heath Ledger. Esatto. Kelly. Sì, cose che apprezzo molto, proprio. Grazie. E questo è per Gianluca, mentre per Elisabetta ti vede insieme a tutte queste belle locandine, c'è Sailor Moon ovviamente, ma c'è anche 13 Rec, Quando l'amore brucia l'anima, non leggevo, scusate, sì. Dragon Ball Z, Keroro e Assassin's Creed Revelations. Il videogioco. Videogioco. Sì. Mentre invece per Ivo abbiamo i Cavalieri dello Zodiaco, ovviamente, poi c'è Police Academy, Poi sì, Scuola di Polizia, praticamente. Esatto. Una sola serie di Men, tra le varie che ci sono state. Poi ci sta Beyond... Beyond è un videogioco fichissimo dove ho avuto veramente lo straonore di doppiare Willem Dafoe, perché gli dà la faccia, insomma, no? Che figata! E di doppiarlo proprio, nel senso che per una volta tanto, trattandosi di un videogioco, c'erano i filmati di loro stessi con addosso i punti, gli elettrodi della motion capture. Sì, con i punti, sì. Quindi dicevano le battute. Per cui ho avuto veramente un grandissimo privilegio, giustamente, di mettere la mia voce su Willem Dafoe. Vi voglio ricordare che a volte noi i videogiochi, lo sappiamo tutti quanti, li doppiamo con l'onda, nel senso che ci abbiamo l'onda, che è mortificante per un attore, perché andare a doppiare l'onda, che devi fare? L'imitatore diventi, no?
imita un po' il tono, non è bellissimo. Però, quindi quando ci capita di doppiarli con gli elettrodi sulla faccia, è un'altra cosa. È già tanto. Mancano tutte le scenografie, perché ovviamente loro, le scenografie vengono poi ricostruite graficamente, quindi recitano in stanzoni enormi, eccetera, eccetera, però almeno il loro labiale è quello, la loro faccia è quella. Esatto. Senti, Valentina e Christian addirittura dicono che voi siete the best of their life, la cosa meglio della loro vita. Quindi vedete un po' se questo non è veramente... Che responsabilità. È una bella responsabilità. No, malgrado, ecco, malgrado. È una bella responsabilità, veramente. Ogni tanto io sto là che dico, madonna mia, non volevo, non pensavo, non credevo. E quindi, vabbè, sono cose che succedono. E poi... vabbè, ce n'ho altri, ma non ce la faccio perché devo andare a disannunciare il disco. Dopodiché abbiamo la domanda facile per la telefonata e immagino che in molti vogliate vincere questa bella telefonata oggi. Michael Jackson, Beat It, dall'LP Thriller del 1982, e il primo pezzo musicale che ascoltiamo oggi a dopo cena con Elisabetta Spinelli, che ha messo questo disco, ma ci sono anche Gianluca Iacono e Ivo De Palma. Sono tantissime le persone che si sono collegate, sono tantissime le persone che vi stanno facendo complimenti. Una domanda per Elisabetta Spinelli da parte di Riccardo, che ti parla della tua esperienza romana e chiede: com'è stata l'esperienza romana di quando l'amore brucia l'anima, Walk the Line, aspetta che l'ho perso ovviamente, dove hai doppiato l'attrice Reese Witherspoon? Com'è stata? Beh, è stata un'esperienza fantastica, proprio per come è partita. Mi hanno chiamato per andare a Roma a fare questo provino e non mi avevano spiegato niente del film, mi avevano detto che c'era un film e che avevano bisogno di trovare una voce particolare, perché avevano bisogno di doppiare questa attrice che cantava, e quindi cercavano una doppiatrice che avesse la voce più simile possibile a lei in originale, per evitare che si sentisse il match vocale quando dal doppiaggio si passava alle canzoni. E io quel giorno era l'unica, avevo un giorno di possibilità per fare il provino, mi hanno dato solo un orario, e io quel giorno avevo, adesso posso dirlo, un turno di doppiaggio, una pubblicità, e la sera avevo uno spettacolo in teatro. un disastro, il giorno peggiore della vita. La pubblicità l'ho persa, il turno di doppiaggio con uno stratagemma l'ho fatto spostare e sono arrivata a pelo in teatro per andare in scena la sera. Mamma mia. Però sono andata a fare il provino e già solo fare il provino è stata un'esperienza bellissima, perché poi era la prima volta che mi interfacciavo con delle colleghe romane stimatissime, eccezionali, che per me erano dei fari. E quando qualche giorno dopo mi ha telefonato il direttore della società per dirmi che mi avevano scelto, mi sono messa a piangere perché non ci credevo. Vedi? E però invece queste sono delle cose. Lavorare lì è stato bellissimo, ho lavorato con Luca Dal Fabbro in direzione, che ho adorato, è stato fantastico, mi ha messo moltissimo a mio agio. Era un film difficile, era una cosa complessa, e ho sempre fatto i turni con Fabio Boccanera, che era un mito, per cui è stato bellissimo lavorare insieme, poter fare tutte le sequenze insieme. Bello. Pensa, a me Fabio, quando eravamo piccoli, mi pizzicava il culo nel momento della terza croce. Ma ricordate la terza croce, quando c'era la pellicola, quando i tre lampi di luce, no? Sulla terza croce, che tu dovevi star zitto e non dovevi fare più niente. No, l'abbiamo ricordato anche qua in diretta quando è venuto. Fabio mi pizzicava il culo, quindi ti è andata meglio di me. Di quando adesso, eravamo piccoli. Adesso ti racconto un aneddoto anch'io di rapporti con i colleghi all'inizio. Io e Garbolino, Davide Garbolino, quando abbiamo cominciato nel lontano 83, che è stato il mio primo turno, io avevo 13 anni e Davide era tipo 15, eravamo a Torino, insomma, facciamo veramente le prime cose, e era uscito Rocky,
in quel periodo, no? Per cui mentre aspettavamo di entrare in sala, noi cosa facevamo? Provavamo a darci cazzotti sulle spalle, no? E ci ricordiamo ancora oggi che siamo tornati a casa con dei lividi con pazzesco. Così. E io e Davide abbiamo suggellato questa amicizia nell'83 e ancora oggi. Ma ti ricordi quanti cazzotti ci siamo dati? Ecco. Perché poi succedono delle cose, io lo dico sempre, poi sembro stupido, però se sono stupido chi se ne frega, non me la prendo la stupidità. Noi siamo una famiglia, nel senso che magari non ci vediamo per 6 mesi, non ci vediamo per un anno, ma quando ci rivediamo è come se ci fossimo lasciati la sera prima alle 7:30 alla fine del turno. È un po' così che succede. Quindi poi abbiamo tutti quanti un'aneddotica dei ragazzini di quando eravamo giovani, quando abbiamo fatto casino, abbiamo fatto il bordello, quella volta che abbiamo spaccato la sala di doppiaggio, che è cascato il microfono, cioè sono successe delle cose, no? E che il fonico ci ha coperti perché stavamo giocando a calcetto durante tra un anello e l'altro e abbiamo spaccato tutto. Cioè ci sono delle cose che sono successe, eravamo piccoli ed è bello ricordarle, ed è un po' quello che tutti i nostri amici chiedono veramente. E allora dice a Ivo, per Ivo De Palma, dice Vincenzo: ci avete accuditi con le voci prestando le vostre a dei cartoni anime che guardavamo e adoravamo da bambini, quindi insomma non è male. Di alcuni dei quali non abbiamo memoria, zero. Ma comunque sicuramente è così. Zero, assolutamente zero. È il momento della telefonata, facile, 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 facile. Io mi vado a posizionare all'ultimo WhatsApp arrivato, perché per vincere la telefonata dovete esclusivamente mandare un messaggio al 328-7948-796. E che cosa dovete dire in questo messaggio? La domanda è questa: uno dei nostri ospiti... Uno lo potete scartare già perché sentire dalla domanda, quindi è semplice, avete il 50% di possibilità. Uno dei nostri ospiti ha doppiato, io lo chiamo Jan Solo, ma si chiama Han Solo adesso perché hanno fatto il reboot con i nomi vecchi, io per me è ancora Guerre Stellari, abbiate pazienza, in Lego Star Wars. Chi è stato a doppiare Han Solo in Lego Star Wars? 328-7948-796 per vincere la telefonata con i nostri ospiti. Allora, ha cominciato Elisabetta, ora non potete più essere cavalieri, quindi dovete per forza dirmi chi dei due sarà posso prossimo. Andare io no? Vai tu Ivo, no, perfetto, vabbè. L'ho segnato. Che numero di canzone? Con la numero 1. La numero 1, la carico in mantinente nel frattempo, perché l'hai portata? Ma mi piace perché nella versione originale era per l'epoca molto innovativa, perché era una canzone senza ritornello praticamente, o meglio c'era ma era un ritornello musicale, praticamente solo strumentale, e in quel momento era suonato con il Moog, un sintetizzatore che non si era all'epoca praticamente quasi mai sentito al mondo e sicuramente mai in Italia. Però io mi sono innamorato di questa canzone molto dopo, in realtà, quando è stata ripresentata da un'altra band in versione un pochino più rockeggiante. Resta comunque molto poetica, molto romantica, veemente nel sentimento, ma anche insomma con una melodia appassionata, malinconica, sognante. Il testo è di Mogol e esprime speranza o bilancio amaro, a seconda di come la si voglia intendere, o come si voglia intendere un certo mese che c'è nel titolo, come ripartenza o come declino, visto che è un mese che si avvicina alla fine dell'anno. Diciamo che speriamo che per tutti noi possa essere una ripartenza, ecco. Un po' speriamo tutti quanti, stiamo anche aspettando che arrivi questo mese, soprattutto voi che avete vissuto questa emergenza in maniera così pressante, forte, totale, globale. Stiamo un po' tutti aspettando che questo mese arrivi per vedere che cosa succederà. Il primo brano che Ivo De Palma porta alla vostra e alla nostra sensibilità è un brano del 2009, loro sono i Marlene Kunz e si intitola Impressioni di settembre, in diretta su Radio Cigliano. Quante gocce di rugiada. Bello, sai che bellissima, io non la conoscevo questa versione e me l'hai fatta conoscere, strepitosa. È stupenda la canzone, ma poi questa versione in particolare. È vero, è vero. Allora, i 5 minuti
po' più seri della trasmissione. Parto da Gianluca, sto periodo non ci voleva, ma voi come l'avete vissuto, cosa vi ha lasciato, cosa avete ancora dentro all'interno, voi che state in una zona ben più calda della mia, dove mi trovo io in questo momento? Ma guarda, io in realtà poi posso dirti come ho vissuto molto personalmente la situazione, perché io ero da solo a casa, quindi tu pensa che è caduto proprio nel pieno del mio compleanno. Mamma io mia. Ho fatto 50 anni il 14 marzo, quindi una settimana dopo del lockdown. Io all'inizio ho detto, cavolo, 50 anni, faccio una mega festa quest'anno, prendo uno spazio, invito il mondo, faccio le ballerine, i fuochi d'artificio. Tutto! Tutto, no, ti giuro, all'inizio ho detto faccio questa. Poi ho fatto un passo indietro, ho detto, qua butta male, ok, facciamo qualche cena sparsa con amici. Qua butta male, facciamo una cena con amici. Qua butta malissimo, vado con la mia ragazza al ristorante, chiudono i ristoranti. Ho detto facciamo una cena a casa mia, sì. Ma la mia ragazza rimane a Como dai suoi genitori per una serie di ragioni e quindi non poteva più tornare indietro. Quindi ho passato il mio compleanno da solo a casa con la viennetta, con tutte le cose che mi sono portato. Però con qualche persona. Forse ci ha aiutato. Auguri. Allora, intanto l'applauso non lo posso mandare perché in questo momento andrebbe sulla canzone in diretta, ma ci vorrebbe un applauso per i tuoi 50 anni, che ti facciamo così, te lo possiamo fare a mano noi, ognuno da casa nostra. E forse abbiamo imparato, vero Elisabetta, abbiamo imparato un po' ad avere più cura di noi, ad avere più dialogo con noi, un po' a sta soli praticamente, detto in parole povere. Sì, ci siamo dovuti improvvisamente bloccare, io che non sto ferma un secondo, che faccio 8.000 cose, sono riuscita a incasinarmi anche in casa, dico la verità, perché purtroppo c'erano corsi di tutti i tipi online, per cui ho fatto Pilates, ho iniziato a vedere film che non avevo visto, ho iniziato a leggere cose che avevo lasciato indietro e quindi mi affollavo la giornata di impegni in un modo diverso ovviamente, cioè c'era comunque questa angoscia di quello che stava succedendo, perché certo. Non potevi fare a meno di accendere il telegiornale durante il pranzo, durante la cena e capire che cosa stava succedendo negli ospedali, vedevi delle immagini terrificanti, mai viste. Noi la guerra non l'abbiamo fatta, quindi non possiamo immaginare, vero Ivo, che cosa poteva succedere, come poteva essere questa situazione. Aspetta Ivo, te lo faccio dire nell'onda perché devo andare col disannuncio del okay. pezzo, ma veramente io da qua è stato un po' un film, da voi è stata la cruda realtà, immagino, e è stato una cosa che segna veramente, come dico alle sì. mie figlie. Ah, vado a disannunciare un attimo. Marlene Kunze, Impressioni di settembre, il primo pezzo meraviglioso, bellissimo, una riedizione, questo pezzo di Mogol che ha portato Ivo De Palma e che ci ha fatto conoscere a Dopo Cena Con, dove i nostri amici e colleghi li vogliamo conoscere anche con quello che passa nella loro anima. E che cosa meglio di un flusso musicale riesce a quantificare l'anima di una persona e a qualificare soprattutto l'anima di una persona. Ne fuori onda stavo facendo i 5 minuti seri della trasmissione chiedendo come avevano vissuto il momento della pandemia. Ivo, è stata straziante e forse anche un po' educativa, non so neanche come definirla, poi come dici sbagli qua perché tanti sì, hanno sofferto. Allora intanto, visto che prima Gianluca parlava del suo compleanno il 14, invece il mio compleanno era il giorno del lockdown, il 9. Il 9 marzo, e per fortuna io diciamo di solito queste cose le festeggio con pochi intimi più che con vagonate di persone, e quindi in qualche maniera ho fatto, ma in realtà quasi niente. Mi è spiaciuto un pochino, al di là di tutto il resto che abbiamo detto, ovviamente vedendo tanta informazione, oltretutto io non vedo praticamente fiction in TV, vedo solo informazione, talk show, telegiornali, per cui io me ne sono beccate tutti quei servizi tremendi, quelle immagini tremende di cui parlava giustamente Elisabetta, me li sono visti proprio perché quasi per scelta, no? Perché comunque, sì, ho approfittato anch'io del fatto di stare più in casa per vedere
qualcosa che magari non avevo visto. Il problema è che mi sono orientato su Tarkovsky e mi addormentavo ogni ora. Allora, diciamo forse. Però era anche un po' una protezione, forse. Era anche due volte alcuni di questi film perché praticamente mi addormentavo. Però dicevo, per parlare di una cosa un pochino più amena, che mi è spiaciuto un po' perché io era un annetto circa che mi ero appassionato alla fotografia, così una cosa che comunissima, per carità, e quindi uscivo molto, ero molto in giro, eccetera, eccetera. Oh, si sono dovuto inventare una pandemia per chiudermi in casa e impedirmi di usare la macchina fotografica, diciamo. Insomma, quindi. Poi vabbè, per il resto io devo dire patisco meno forse rispetto ad altri questo tipo di costrizione. Io nella mia tana, diciamo, ci sto anche abbastanza bene. E in più ho attivato a questo punto le mie lezioni online, di dizione online, quindi ho avuto un certo riscontro, per cui in qualche maniera quindi Ivo De Palma era un già ipertecnologico prima o ci sei diventato per la pandemia? Beh, insomma, buona uso. Internet comunque lo bazzico dialogando col pubblico fin dai tempi in cui non c'era assolutamente social che tenesse, e quindi in qualche maniera, insomma, non sono proprio iper, però ho una buona manualità tecnologica. Ho capito. Elisabetta, tu sei super tecnologica? No, una pippa assoluta, ragazzi. No, ma giustissimo, mi piace molto. E Gianluca? Sì, parecchio, nel senso che mi piace smanettare. Molto l'audio, mi piace il video, mi piace smanettare. Non sono un informatico, perché informatico è un'altra siamo un po' cosa. Siamo un po' tutti smanettoni, dai, siamo un Però po' tutti smanettoni. Mi piace montare i video, mi piace fare la musica, mi piace insomma, giocare con la tecnologia, mettiamola in questo. Ma invece Andrea, che è al telefono in questo momento, com'è con la tecnologia? Sei uno smanettone anche tu? Andrea, ci senti? Com'è con la tecnologia? Devi abbassare l'audio, Andrea. Scusami, devi abbassare l'audio del... Andrea, senti? Cosa devo abbassare? Abbassa l'audio della diretta. Abbassa l'audio della diretta che senti. E devi sentirmi soltanto dal telefonino. Mi senti ora? Abbassa l'audio della diretta. Lo so. Ho abbassato. C'è riuscito, bravissimo. Andrea, come stai? Buonasera. Buonasera a te, evviva, benvenuto. Il fatto di tecnologia è una di quelle poche cose, a parte le cose nerd, di cui mi posso più o meno vantare di sapere e che vorrei sapere sfruttare in qualche modo. Ah vabbè, quindi insomma sei uno pratico di tecnologia, non sei alle prime armi. E che vorrei... Senti, allora, tu hai indovinato la domanda, che era abbastanza facile. Dai, chi dei nostri ospiti ha doppiato Han Solo, o Han Solo, se volete usare la dizione più moderna, di Lego Star Wars? Chi è stato? Gianluca Iacono. Gianluca Iacono, è vero. Lo sanno tutto. Allora, ti dico una cosa, Gianluca. La risposta è arrivata 5 secondi dopo la domanda, la prima. E ne sono arrivate 55-60. Quindi diciamo che lo sapevano un po' tutti quanti. Allora... Hanno indovinato in tanti, Alessio? Hanno indovinato se in posso tanti aggiungere... O... Praticamente tutti. Complimenti. Lo sanno tutti. Senti, Andrea, allora, da dove chiami intanto? Sicilia-Palermo. Sicilia-Palermo, terra meravigliosa. Come sta andando lì la Grazie. Situazione? Sei soddisfatto del lockdown? Oppure la gente sta di nuovo abbracciata come ieri a Napoli con lo scudetto, che hanno fatto una caciara pazzesca? Vabbè, una volta ti avevo chiamato durante le dirette casuali. Ah. Ma comunque la situazione è sempre è la tranquilla. Stessa, mi dispiace soltanto che sono un po' costretto, ma come tutti, a restare in casa più del solito. Vabbè. Impareremo qualche cosa, impareremo anche a stare dentro casa nostra, che non è male. Senti, tu hai questa sera 3 capisaldi della recitazione e del doppiaggio italiano, veramente, perché hai Gianluca, sono molto felice. Gianluca, Elisabetta e Ivo, sei stato il più veloce, quindi io te li lascio, siete un po' in sua balia, insomma, alla sua mercè per un attimo. Che cosa vuoi chiedergli? Allora, comincio con Gianluca. Buonasera Gianluca. Ciao.
purtroppo una volta, se non sbaglio, eri andato a fare visita, lezione allo studio di doppiaggio che è vicino alla mia scuola di teatro, lo Speak and Dub di Palermo. Sì, non so se ti a Palermo. Venire in mente qualcosa. Sì, a Palermo, sì, mi ricordo, sì, sì. Un paio di volte sono venuto a Palermo per, insomma, per fare due laboratori alla Speak and Dub, che è una ottima scuola che c'è a Palermo. E si avvalgono di... recitazione. E si avvalgono di ottimi, di sì, ottimi collaboratori, perché se c'è andato Gianluca... Anche insomma, Chiara Colizzi. Anche sì, Chiara anche Colizzi, Chiara, è vero, anche Chiara. Sì, sì, sì. E ci sono anche Elisabetta e Ivo, che cosa gli vuoi chiedere? Vabbè, concludo un attimo la scena con Gianluca. Ah, vai, vai. Ti ricordi di quando hai doppiato Richard Reeve nella serie dei Fantastici 4 dei primi anni 2000, che ho riscoperto proprio in questa serata? Sì, mi ricordo molto bene. È stata una serie, tra l'altro, bella, perché era, come dire, una serie che rispetto a quelle vecchie affrontava, come dire, i supereroi, i Fantastici 4 nello specifico, in maniera più come dire, digitalmente innovativa, ecco. Per cui sì, me la ricordo, era molto, molto carina, bella. Sì, quella me la ricordo. Fra i tanti personaggi che non ci ricordiamo, quella me la ricordo. Questa non te la sei scordata, che è già qualcosa, insomma, è già qualcosa. Bella, sono felice di sentirla. Vedi? No, ma veramente, sì. Ragazzi, non ce le scordiamo per cattiveria, ce le scordiamo perché facciamo tante cose. No, non vi preoccupate, come capisco. Però quella bella, hai beccato una serie che mi è anche piaciuto fare. Vedi? Perché poi, una delle domande che si fanno spesso, no, è quella: ma voi che fate, quando doppiate una cosa, ma siete coinvolti, vi piace? E noi diciamo sempre, se la serie è bella, se qualsiasi cosa sia è bello, a noi ci piace farlo. E quando ci tocca l'attore Tinca, o ci tocca la serie brutta, che non c'ha un senso, non c'ha un capo in coda, non c'ha capo in coda, no? Allora lì magari non ci piace, ci sentiamo un po' così, non vediamo l'ora di andare via dal turno, ma altrimenti è bello. Andrea. Vabbè, io quello che spero di più è che vi divertite. Quello sempre. Vabbè. È abbastanza soggettivo, se apprezzate le quello cose. È sicuro, quello è sicuro, non ci annoiamo ancora. Se ce lo fanno fare questo mestiere, noi lo facciamo ancora volentieri. Ricordando, esatto. ricordando sempre che alla base è un lavoro, quindi noi andiamo là a lavorare. Poi ci divertiamo, è ancora meglio, diciamo, però andiamo là per lavorare, per guadagnare, e questo è importantissimo. Allora, senti, io ti saluto. Andrea, ti ringrazio per aver chiamato questa sera. Continua a seguirci su Radio Ciglia, ovviamente, e lo farò sicuramente. In bocca al lupo, a presto. Ciao Andrea, grazie. Ciao. 21:52 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma. Elisabetta, una volta almeno lo voglio dire come cacchio si deve dire, una, dai, e che cazzo, faccio sto mestiere da 40 anni e che cavolo. Allora, abbiamo il brano di Gianluca, dopodiché preparatevi perché se ci avviciniamo alla clip misteriosa, quindi ci sarà da divertirsi insieme ai nostri ospiti. Quale carico, Gianluca? Ma io partirei con una cosa un po' quella più scoppiettante di quelle che ho portato, che è la numero uno. La numero uno. Punto. Perché sì, l'hai portata? Perché la voce del gruppo che sentirete, che è un gruppo storico, che, vabbè, do un aiutino, ma non... Vai. L'unica cosa che dico, vai, non c'è da un po' di tempo, idem il cantante... è un cantante che ha lavorato tantissimo sulla voce, proprio sulla voce da tanti punti di vista, l'ha scandagliata, l'ha approfondita, ha fatto esperimenti, laboratori, ha fatto di tutto, ed era un personaggio molto molto particolare, faceva musica abbastanza rivoluzionaria per l'epoca, e spiazzante, per cui faceva una, come dire, una sintesi di tanti generi musicali insieme, ed era un grandissimo sperimentatore, e per ciò che ci riguarda, visto che lavoriamo con la voce, appunto era uno sperimentatore della voce, proprio dello strumento,
per cui l'ho amato tantissimo. Parliamo di Demetrio Stratos, ovviamente, esatto. Di un grandissimo, enorme, io non so neanche, veramente professionista del canto, secondo me, perché si può definire forse in questa maniera. E allora, come primo brano di Gianluca, andiamo a pescare questo pezzo dal 1975, e l'LP si chiamava Chip o Crack, non mi ricordo, una cosa delle due. Crack. Mi sembra Crack col punto esclamativo, ma ci ascoltiamo l'Elefante Bianco su Radio Cigliano. Senti che roba. Tra l'altro loro hanno una musicalità, pensa che ha fatto poi questo disco particolarissimo, credo forse l'ultimo che ha fatto prima di morire, in cui, cioè, infatti io mi sentivo un po' pazzo ad ascoltare questo disco, perché lui tipo per 5 minuti faceva faceva tutti questi esperimenti con la voce, ed era uno dei pochi che riusciva a fare due note nella stessa sovrapposte, diplofonia, sì, esattamente, ed era un cazzo di genio, insomma. veramente un cazzo di genio nostro. Ma Elisabetta, se dovessero dirti: guarda, da domani la musica non si può più ascoltare, presente il lockdown, da domani non puoi più uscire, no, adesso arriva un virus che se ascolti musica muori, e quindi devi togliere la musica dal tuo radar per sempre, come sarebbe la vita secondo te? Beh, stranissima. Sarebbe improvvisamente il silenzio. Come si fa senza musica? La musica è vibrazione, ce l'hai bisogno, non si può stare senza musica. Non ce la possiamo togliere. Sarebbe difficile. Ivo, per te mancherebbe la musica? Vuoi dire che se canticchio sotto la doccia non arriva un fulmine? immagina. Perché oramai, infatti, tra l'altro, perché oramai la musica è talmente dentro di noi che anche se non ci fosse, ce la inventeremmo. È vero. Io dico sempre, la musica è la nuova poesia. Prima c'era la poesia, adesso ci sta la poesia con dei... come si chiamano? Con la musica sotto. È un po' una nuova elaborazione della poesia. Ma d'altronde, nessuno avrebbe potuto immaginare che ci chiudevano dentro casa per mesi in questa maniera, quindi potrebbe succedere veramente di tutto. Tutto, certo. Di tutto. Gianluca, si può vivere senza musica, Gianluca? No, assolutamente no. Si può fare tutto, nel senso che secondo me l'essere umano è in grado di adattarsi a qualunque mutazione esterna e anche interna, perché poi alla fine se succedono le cose uno deve far fronte, quindi mutare il proprio essere in virtù di quello che succede. È vero. Però preferirei di no. Preferiremmo tutti di no, veramente. Sarebbe una sorta di Fahrenheit 451, ma non con i libri, ma con la musica, che sarebbe, immagino magari, ecco, in un racconto di fantascienza, fantapolitica, un mondo in cui di colpo, invece dei libri, non si può ascoltare musica, perché ovviamente essendo una roba che arricchisce l'uomo, qualcuno dice no, basta, non dovete più arricchire interiormente. Però potrebbe essere un tramone di un apocalittico di quelli che, che ne so, un Tom Cruise, no? Sì. Potrebbe essere un tramone quello che non puoi neanche parlare, perché anche parlare alla fine è musica, per praticamente cui dovresti parlare solo così, perché non basta nessuna intonazione. Un po' come sarà fra poco la clip misteriosa alla fine di questo brano che vado a disannunciare. Gli Area con Demetrio Stratos, l'Elefante Bianco, 1975, un pezzo strepitoso, e questa è outro che stiamo sentendo sotto. Sentite che cosa sperimentavano. Poi tra l'altro noi ne abbiamo vissuta anche quell'epoca in cui era era tutto un po' una sperimentazione, no? Si sperimentava nella musica, si sperimentava nel vestire, si sperimentava nei rapporti sociali, in tutto quanto, veramente. È stata un momento di grande fervore che noi abbiamo vissuto di striscio, però è stato veramente importante. Io ricordo sempre, c'era il prima e il dopo Beatles, ed è proprio uno spartiacque quello. E allora, in questo senso, Ivo, Beatles o Rolling Stones? Io, Madonna, che domanda. Io vi voglio sperticati. Rolling Stones. Pronto a ricredermi. A rimangiartela, pronto a rimangiartela. Elisabetta, Beatles o Rolling Stones? Tutte e due, però dico Beatles. E invece Gianluca?
porca miseria, come dire, il diavolo e l'acqua santa, eh sì. Perché uno è il diavolo e l'altro l'acqua santa per certi aspetti, per cui sebbene sposi molto l'aspetto mistico dei Beatles, ma musicalmente direi forse Rolling Stones. Vedi, abbiamo due Rolling Stones e un Beatles questa sera, che non è mai scontato, perché poi di solito tutti cedono al fascino dei Beatles, tutti un po' cedono al fascino dei Beatles. Come fai? Lo so, come fai. Allora, è il momento della canzone, della clip misteriosa. I nostri amici hanno portato tre clip, ognuno una clip che lo riguarda, di un doppiaggio che hanno fatto. Ma da dove sarà tratto questo doppiaggio? Io non so proprio dirvelo, sta a voi, alla vostra perizia, al vostro orecchio, immaginare e capire soprattutto da che brano viene tratto questo, questo doppiaggio. E l'unica cosa che posso dirvi è che la faranno per confondervi ancora di più le acque, dritta, piatta, quasi come il narratore di un documentario, quindi ancora più difficile, perché non vogliamo rendervi la vita semplice. Voi dovrete scrivere su WhatsApp, esclusivamente su WhatsApp, il nome dell'artista che interpreterà il brano, il titolo del film, telefilm, cartone animato da cui è tratto la clip che ascolterete, e il vostro nome. Attenzione, è importantissimo, perché vi vogliamo ringraziare in diretta. E chi vincerà, che cosa avrà? Un bonifico da Radio Cigliano di 1.000.000 euro? No. Ma quello lo prendiamo noi già. Sì, quello è stato il cachet di ingaggio per i nostri amici qua questa sera. Ho speso tutto, abbiate pazienza. Vi posso solo dare una loro fotografia, una fotografia però col cuore, che non sarà dedicata come le altre volte, con dedica specifica, però sarà sicuramente mandata con il cuore. Allora, dobbiamo decidere chi dei tre comincia, tanto a chi tocca anzi ingrugna, come diciamo a Roma, quindi chi vuole cominciare? L'altra l'ha cominciata Elisabetta, e parte Gianluca, quindi metto un bel numero uno. Io adesso, Gianluca, ti do, fatemi preparare tutto perché devo fare un sacco di cose, ti do una basetta ad hoc, il tuo primo piano, signor. Signore e signori, ecco a voi la clip misteriosa di Gianluca Iacono. La nostra nazione si è affermata grazie a uomini coi coglioni, uomini coraggiosi, perché nel corso di 2000 anni in questa cazzo di isoletta insignificante ci sono state invasioni e poi saccheggi, perché un sacco di gente voleva fottersene un pezzo. Due cazzo di guerre mondiali, un mare di uomini che hanno dato la vita. E perché l'hanno data? Perché noi potessimo piantare la bandiera e dire questa è l'Inghilterra. Ma per cosa? Perché adesso, da bravi, gli inglesi aprano i confini e dicono a tutti: accomodatevi, prego, venite, giù dalle barche, avete fatto buon viaggio, è stato molto impegnativo, lì c'è un bel angolino, ci puoi fare un bel negozietto. E infatti, se non c'è nessuno in questo paese a cui venga data una fottuta casa, è perché li danno a loro. Ragazzi, l'hai messi in difficoltà, bravo intanto, perché l'applauso, quello finto del Radio Cigliano senza pubblico, ovviamente è questo qui. Devo dire che vi hai messi un po' in difficoltà, però qualcuno potrebbe aver indovinato. Vi chiedo per cortesia di mettermi, anche se siete frequentatori di Radio Cigliano, anche il vostro nome, perché altrimenti io non posso premiarvi praticamente. Quindi 3287948796. Adesso dovete decidere fra Ivo ed Elisabetta, chi è che stasera sarà una cosa tremenda. Chi di voi prosegue? Posso proseguire io, non c'è problema. Perfetto, prosegui tu, benissimo. E allora io ricarico la basetta, vi faccio ascoltare la clip misteriosa, questa volta di Ivo De Palma. Il cuore batte ancora in me. Non l'hai spento insieme agli altri cinque sensi. È quella la fonte di ogni forza per un cavaliere. Il cuore che rende nobili, perché sa distinguere il bene dal male. Le forze oscure non potranno mai raggiungerlo. A loro è impedito arrivare al cuore. Nascerà un nuovo cosmo. Brucia, cosmo delle 13 stelle, brucia. Le forze oscure devono cedere il passo.
Allora, devo dire che il fatto di recitarla come lo speaker di un documentario ti ha proprio aiutato stasera. Ti ha dato proprio una bella mano. E questa, è, diciamo che era vagamente più energica. Sì, ecco, diciamo vagamente più energica. Era più challenging fatta per davvero. Io spero di riuscire, spero di... No, vabbè, non potete capire che cosa sta succedendo qua nelle chat, perché veramente su WhatsApp è esploso. Sono arrivati 150 messaggi contemporaneamente. Spero di aver preso, di prendere bene le misure e di riuscire a dare i giusti vincitori. Per ora ci sto quasi riuscendo. Ma insomma, manca ancora Elisabetta. Riazzeriamo la base. Signore e signori, la clip misteriosa per Elisabetta Spinelli. Sei pulito da appena 6 mesi. A parte la luna di miele, tu non sai neanche perché mi chiedi di sposarti. E come può funzionare? Dove andremo ad abitare? Le mie bambine e le tue bambine e i tuoi genitori. Tuo padre non vorrà neanche guardarmi. Le cose non si sistemeranno. La gente le sistema per te e tu credi che si sistemino da sole. Il mio problema è che sono le 2 del mattino. Il mio problema è che stavo dormendo. Sono su un autobus con 8 uomini puzzolenti. Regola numero 1. Non fare queste proposte su un autobus. Hai capito? Regola numero 2. Non farle perché hai fatto un brutto sogno. Signori, avete da lavorare a casa. 328-794-8796. Io adesso dovrei chiedere una cosa, una piccola particolarità, però... È inutile chiedere. È tutto a posto. Benissimo. Signore e signori, votate. Aspettiamo i vostri voti. Li aspettiamo tanti e numerosi. Ma nel frattempo, musica. Mi sembra che il primo della lista era proprio Elisabetta. Qual è il tuo brano numero 2? Quale carico? Il 2. Il numero 2, il 2 ed è il numero 2. Tu hai portato dei pezzi da 2000, no? Dai pezzi da 90, veramente. Dei pezzoni, degli artisti eccezionali. Perché hai portato lei? Beh, perché la cantante è eccezionale, perché ha una forza notevole e perché il pezzo ha una magia dentro. È magico veramente. Vogliamo andare ad ascoltare la magia di Elisabetta Spinelli oggi a Dopo Cena Con? Questo è un pezzo che non è della sua primissima produzione, è della sua produzione un po' più moderna, è un pezzo del 2014. Annie Lennox, I Put a Spell on You. Cannato proprio l'intro alla grande, ma non importa. L'importante è, vabbè, che stiamo facendo anche 90 cose contemporaneamente. Allora, sono arrivati 280 messaggi in questo momento per la vostra clip. Ovviamente ne vincerà solo uno, ma abbiamo i vincitori, li abbiamo già, sono stati molto bravi. Vi dico soltanto che per quanto riguarda quello di Ivo, che era abbastanza, dai, riconoscibile, diciamoci la verità, la risposta è arrivata sulla quarta parola. Quindi più o meno abbiamo avuto una situazione di questo tipo. Vabbè, tanti avete indovinato, c'è qualcuno che spera, dice: vi prego, ditemi che sono io che ho indovinato. Non lo so, adesso lo vedremo. Purtroppo uno ha indovinato, non può essere diversamente. Nel frattempo abbiamo dei nostri amici che ci seguono dalla Svizzera. Lui è Sasha, che ci segue da Zurigo e vi vede insieme a dei personaggi, a degli attori, a degli amici che vi hanno accompagnato nella vita. Per quanto riguarda Gianluca, c'è Vegeta, c'è Lapegno, Jason Segel e Nevius, spero di averli pronunciati bene. Lui ti vede accanto a questi amici. Mentre per Elisabetta abbiamo Bunny Zucchino, che poi sarebbe Sailor Moon, giusto? Poi abbiamo Cici, si pronuncia così? Kiki, perfetto, vedete, sono una pippa nera. E poi Allison Hennigan, e questi sono gli amici con cui, da cui ti vede, le amiche da cui ti vede circondata. Per quanto riguarda Ivo abbiamo, Pegasus, perché è Pegasus, ovviamente. Toki, perché è Toki, io so anch'io chi è, pensa te. E Akira Fudo, Devilman. Devilman, sì. Ma tu hai fatto il Devilman, quello degli anni 90?
quello, sì, fatto... quello dei due OAV degli anni 90, anzi dei tre, perché poi il terzo è arrivato più recentemente. Quello era tremendo, era tostissimo quel Devilman. Sì, sì, era il vero Gonagai, diciamo, nel sì. senso che, come sappiamo tutti, insomma, questa, c'era stata anche precedentemente una serie televisiva doppiata a Roma da Massimo Corizza, ma era un Devilman, diciamo, diverso, più edulcorato, diciamo, no? Il vero Gonagai su Devilman si ha in questi OAV usciti negli anni 90, e devo dire, ricordo, se posso, se ho un 30 secondi, vai. Che mi pervenne, io dirigevo anche all'epoca, quindi avrei diretto il doppiaggio di quella cosa, e mi arrivò anche, perché potessi adattarlo al meglio, tutto il manga, mi fece il cliente, mi fece arrivare tutto il manga. E probabilmente è l'unico manga che io ho letto interamente nella mia vita. Senti, per ma fare, ti è arrivato, ti è arrivato in giapponese o era tradotto in italiano già? No, come era uscito in italiano. In italiano. Sì, il manga come era uscito in italiano, per cui evidentemente anche il cliente intendeva che, insomma, la traduzione, l'adattamento di questi OAV fosse in qualche modo corrispondente a ciò che già era ufficiale. Bravo, perché campo. Poi quindi adesso leggevi da destra a sinistra, quindi, eh sì, aspettate che aspettate che ti s'annuncio un attimo solo. Annie Lennox e Put a Spell on You in diretta su Radio Cigliano, è il secondo pezzo che ascoltiamo da Elisabetta Spinelli, che mette dei pezzi da 90 che ci piacciono veramente tanto. Siete su Radio Cigliano 22:10 in diretta dopo cena con Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma, e ci sono tra l'altro stavamo parlando adesso nei fuori onda del fatto che quando hai fatto Devilman ti è arrivato il manga originale praticamente tradotto in italiano. In italiano, diciamo, con la lettura all'italiana comunque, quindi non da sinistra a destra, proprio. Non rovesciata. E vedete come... Perché non so se sarei stato in grado di fruirlo. Io una volta ho letto uno al contrario e diventi scemo, dopo un po' ti viene mal de mare, veramente. Beh, ci riescono i miei figli, ma io... Ma loro hanno una marcia in più, è come col telefonino, che sono tutti bravissimi, sì. E sanno fare tutto. Tra l'altro questo fa vedere come il distributore in quel caso adottasse un metodo decisamente diverso da come sono stati fatti tanti anime e tanti cartoni animati degli anni 80, cioè stravolgendo completamente, tagliando scene intere, facendo la riscrittura della sceneggiatura, risceneggiando completamente. In quel caso comunque era un distributore per un video, quindi non televisivo, e poi comunque si trattava di due OAV, non di serie intere. Certo. Diciamo, era un po' diverso il discorso. Era un po' diverso. Però vedete, cambiano tante persone, quelle domande che ci dicono: ma tu perché hai detto quelle cose? È perché io c'avevo sul copione, e perché magari quella funzionaria piuttosto che quella rete, quel canale, volevano fare una e due, hanno fatto. Io ho iniziato, i primi li ho fatti intorno all'82-83, quando si diceva tutto, se c'erano le tette di fuori di Miss Dronio, degli Yattaman, se vedevano le tette di fuori e tutte queste cose qua. Poi c'è stato la censura, che sembrava di essere tornati nel 1420, proprio c'era l'inquisizione, e poi dopo si è capito che invece se un cartone animato, che i cartoni animati non sono diretti soltanto se hai dai 6 ai 9 anni, ma che magari qualcuno li vede anche per assurdo. Alessio, mi permetto di dire che uno dei personaggi che io faccio, per cui insomma sono anche noto, che è Gordon Ramsay il cuoco, no? Certo. MasterChef Hell's Kitchen. Ai noi devo dire, ma lo dico senza nessun problema, perché la verità è che su questo Sky ci va più dura, nel senso che Sky è una grande censuratrice di cose. Tutt'oggi, anzi oggi più che mai, perché Gordon dice delle robe tremende in originale, no? Dice delle battutacce proprio unpolitically correct su donne, bambini, ci va giù durissimo, senza problemi, e in italiano è un taglia, cambia, cioè, ed è molto edulcorata. Bippa anche, no? Bippa, e poi io mi ricordo che le prime stagioni, già solo 10 anni fa, il vaffanculo si poteva dire, il Gordon ormai vaffanculo lo dice fottiti al massimo, e non si può dire nient'altro. Che poi il fottiti quanto è brutto, ma chi di noi lo dice nella vita reale, fottiti? Esatto. Ma non lo dire. Quante volte uno basta semplicemente per capire se sta facendo un buon dialogo, se sta facendo un buon doppiaggio, dice: ma tu sta battuta la diresti? Io l'ho detto tante volte, ma tu la diresti, certo. Così sta battuta? Ma se capisce una mazza, ma non esce nulla, non è spontanea.
spontanea. Cioè, noi dobbiamo ricreare la realtà della vita, la verità della vita, e invece andiamo a ammazzarci dietro a forme involute o a un'orgia, una ridda di congiuntivi infiniti che nella vita non usiamo, non li usiamo, veramente. È una cosa pazzesca. Vabbè, che dobbiamo fare? Questi sono i limiti del nostro mestiere, che però facciamo con tanto amore e tanta voglia di fare, quindi veramente ci mettiamo tutta l'anima. Dobbiamo andare con la seconda canzone di Ivo. Quale carico, Ivo? Allora, carica pure la numero 2. Yes! Beh, vabbè, se parlavamo di pezzi da 90... Questa numero 2 la scelgo perché mi ricorda un momento ben preciso, cioè una mattina, voi immaginate, una mattina arrivo in macchina a Praga nell'agosto di quell'anno, avevo pernottato non molto distante, ero con mio figlio piccolo e con sua madre, e mentre si delineavano le prime avvisaglie, le prime sembianze di una delle città, insomma, più belle del mondo, possiamo dire, una radio locale mandò in onda questo brano, questa novità, diciamo, e riuscì a trasformare questo mio momento molto dozzinare, cioè guido, vado per una strada, eccetera, eccetera, in una specie di entrata trionfale nella città di Praga. Bellissimo. No? Quindi è una canzone che infonde molta carica, e da quel giorno la associo proprio al ricordo degli anni in cui viaggiavo un po' di più, che sono anni che sono alle mie spalle. In quegli anni avevo il bimbo piccolo, quindi restammo preferibilmente in Europa, ma poi ce lo portammo dietro anche altrove, in particolare anche in Oriente. Comunque, insomma, questo brano mi ricorda il me viaggiatore. Allora, il te viaggiatore te lo ricorda un brano che loro hanno odiato, hanno detto, hanno dichiarato: se noi potessimo cancellare dalla nostra discografia un brano, cancelleremmo questo perché ci fa schifo. E ci hanno guadagnato come Sting praticamente con questo brano. Sono i Simple Minds, Don't You Forget About Me, in diretta su Radio Cigliano. Cioè, è pazzesco, è come Frank Sinatra che My Way ha sempre detto è la più brutta canzone che ho cantato in vita mia, no? Quindi è un po' come quando Alessio, diciamo, noi diciamo delle battute che per noi sono così e le diciamo e usciamo, andiamo al bar a prenderci il caffè, e per altri diventano invece pietre miliari. No, ma poi sì, ma poi ripeto, io posso doppiare tutto nella vita mia, posso veramente doppiare anche il Papa, posso doppiare qualunque cosa, ma io so che è nel guerriero, basta, capito? Esatto. Quindi hai capito, ragazzi? Cioè, praticamente, se io avessi fatto solo Pegasus, avrei la stessa visibilità che ho adesso. Identica, è vero, sì. È il one shot, no? Ci sono quei one shot che dici, oh, se ti capita quella cosa, spacchi, e ti ricordano solo per quella. Poi puoi fare mille cose, puoi fare i film cinesi che urlavi, delle cose pazzesche dove ti spacchi la voce, o delle cose tratte dal romanzo più figo del mondo, ma veramente non ti ricordano per quello. Se ne lamentava anche Pino Locchi, mi ricordano solo per 007. Me coglioni! Come dico sempre io, 007 e Star Wars sono due formattoni grossi nei quali io non ho mai detto neanche buongiorno. E io lo dico sempre ai direttori, ormai con Carlo Coso l'ho perso perché non ci sono riuscito, ma lo dico anche a Sandro Cerbo, e dico: ah, Sandro, buongiorno, non ti chiedo, non me pagà, vengo a dire buongiorno in 007, sono quelle cose che le vuoi buttare lì. Che vuoi fare? Sì, il nostro amico Paolo ci scrive da Omegna, Lago d'Orta, in Piemonte. Io non sapevo neanche dov'era. Ciao Paolo, grazie di essere con noi e grazie di aver scritto al nostro numero WhatsApp. E dal Piemonte passiamo alla Sicilia, siamo in provincia di siamo a Siracusa. Lui è Alessandro, che ha una band, è stato anche bloccato durante il Covid, adesso ci ascolta con le cuffie. Guarda che belle cuffie, sembrano pure senza filo. Ciao, grande. Lui invece, sempre dalla Sicilia, ma dall'altra parte, Palermo, Ignazio, e Ignazio vi ha preparato tre cose fenomenali. A me piacciono da morire. Questo è per Gianluca. Guarda che bello. Guarda che bello, veramente. Sì, Dragon Ball, Alan Wake. Okay. Pokémon, non manca mai, ovviamente. Marshall di Met Your Mother non manca mai. Però Detroit Become Human, che pensa che io non sono uno che gioca alla PlayStation, perché purtroppo c'ho un'età e poi non lo facciamo. Però non ci gioco moltissimo. Però in questa quarantena, combinazione, mi hanno, insomma, passato una PlayStation rispetto a quella che avevo io, che era vecchissima, che dovevo per il DVD, e quindi ho giocato proprio a Detroit Become Human. Grande. Combinazione, quindi, che mi hanno prestato. Senti un po'. L'unico gioco
E com'è giocare con te stesso, cioè con la tua voce? Perché è complicata come cosa. Beh, sì, cioè, sì, perché poi è diverso che guardare un film o una serie, perché essendo più interattivo il videogioco, se schiacci e dici, ah, mi faccio dire questa cosa, no, aspetta, mi faccio fare questa cosa qua, perché è più divertente. A me è capitato una volta che io stesso, no, qui non può entrare, ma vaffanculo, ho detto, ah no, vaffanculo a me stesso, proprio, dai, non me lo posso dire, e che cavolo. Mentre invece per Ivo abbiamo, ti vede insieme a questi, Cavaliere dello Zodiaco, chi sbilicia, Police Academy, non lo vedi? No. E non lo vedi, grazie, perché l'ho girato ma non l'ho messo in onda. Eccolo qua. Ecco, t'ho detto che sono una pippa nera stasera. Sono i canonici, i canonici, sì, i canonici. Dovrebbe esserci anche quello di Elisabetta, vediamo se l'ho preso. Eccolo qua. E questi sono le amiche da cui ti vede circondata. È bravissimo, bravissimi a fare cose, vado a disannunciare. La 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 la, non gli piaceva tanto e ci hanno fatti i miliardi, e questo succede a volte nella vita. I Simple Minds, Don't You Forget About Me, uno dei pezzi più ascoltati sicuramente e amati della discografia dei Simple Minds, l'abbiamo ascoltato alle 22.19 in diretta su Radio Cigliano. Nel frattempo sulla abbiamo visto anche tanti composite che hanno fatto i nostri amici, e mi piace molto perché io non so tenere una matita in mano e sono bravo un pochino coi video, ma con la grafica sono pessimo, non saprei fare nulla. Andiamo col pezzo di Gianluca. Qual è il tuo secondo pezzo di questa sera? Allora, guarda, giusto per non andare in fila con i numeri, così anch'io salto e faccio un classico, uno più classicone rispetto agli altri, anche perché è più, insomma, meno attempato. Quindi ho il 3 o il 4? Il 3, perfetto. Gianluca, perché l'hai portato? Perché è uno dei pochi gruppi che dopo i mitici anni 80, quindi un po' di spoiler lo faccio, è riuscito secondo me a dare un po' una botta di innovazione alla musica, perché adesso non so se ragiono, perché spesso no, quelli che insomma hanno superato perlomeno i 40, no, in un caso anche i 50, dicono, certo che però negli anni 80, negli anni 70 c'era la musica vera, adesso non sente più niente di interessante. Che secondo me è vero, però al di là di questo, però questo gruppo che è arrivato un po' dopo, secondo me ha dato un po' un po' di svolta rispetto ai, appunto, anni 60, 70, 80, in cui c'è stato veramente il rovesciamento di fronte della musica e c'è stato il marasma, come si diceva prima, in cui c'era il fermento vero, ma sono riusciti comunque a portare un interessante cambiamento. È vero. E questo pezzo è un po' iconico, ovviamente, un classicone, ed è molto bello perché tra l'altro parla di lui, di quando ha sofferto il periodo dell'adolescenza, quando andava a scuola, perché lo consideravano molto brutto. Hai capito? E quindi lui, quindi un po' parla di bullismo. Bullizzato, bullizzatissimo, sicuramente, era bullizzato. Perché non è bellissimo, quindi insomma, però quando sei adolescente è più pesante sentire questa cosa qui. E allora, come secondo pezzo di Gianluca Iacono, oggi andiamo a prendere un pezzo dai primi anni 90, un periodo che musicalmente non è stato niente male, ragazzi. Loro sono i Radiohead e ci ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano, solamente qui perché ce l'abbiamo solo noi, e ci ascoltiamo Creep. Prendiamoci un po' in giro. Allora, io ho due nostri amici, vediamo se adesso ve li faccio vedere, però. Iniziamo da questo nostro amico che ci chiama, si chiama Davide, e direte che cosa ha di importante, che ci sta seguendo dalla Norvegia in questo momento, perché vive in Norvegia, e tra l'altro ha detto, siccome mi si è rotto il computer, e ogni tanto sti computer ci mollano, vedete, lì dietro, adesso, questo è vecchio, il selfie, il controselfie, accendo la TV e vi guardo sullo smartphone TV, perché vi ricordiamo che tramite YouTube potete metterci anche su un 70 pollici e vederci su un 70 pollici, come stanno facendo alcune persone. E invece da Basilea in Svizzera c'è Alessandra che vi chiama, vi saluta. La conosco. Ah, la conosci, eh? Ha scritto anche una cosa, ma devo toglierla per andarla a leggere, perché altrimenti... un saluto agli ospiti, mi vergogno un po' a inviare i miei selfie, ma stasera non potevo non farlo. Un saluto in particolare a Ivo De Palma. Quindi sì, ti saluta particolarmente. Amica. Abbiamo anche un po' di internazionalità quest'oggi, che non è male. Gianluca, è vero che quando doppiavi le telenovela gli attori erano dei cani pazzeschi? Chiede Sasha, proprio da Zurigo. Vabbè, ma questo lo sappiamo tutti. Parlavamo prima delle tinche, no? Sì, la vera tinca. Io
ho un po' rotto il ghiaccio nel doppiaggio, a parte appunto i primi doppiaggi 83-84, ragazzino, vabbè, sono del 70, quindi fatevi i conti. Però fine anni 80 c'erano parecchie telenovelas che gravitavano su Torino, che era la città dove vivevo e dove sono nato all'epoca, e quindi c'erano un sacco di robe peruviane, venezuelane, messicane, e c'erano degli attori impossibili da doppiare. Sì. E la difficoltà, come ben sapete voi, è quella che devi dosare, nel senso che non puoi recitare troppo perché loro stanno fermi e qualunque cosa succeda non si muovono, no? Hanno paura e amano e qualunque cosa guardi. E quindi tu non puoi fare mai più di tanto, no? Però devi dare qualcosa in più. E quindi è stato un esercizio fenomenale nel cercare di trovare il calibro. Perché poi Elisa... A parte i dialoghi tremendi. A parte quello, sì, ma là c'era poco da fare, c'è poco da sistemare. Perché poi, Elisabetta, quando gli occhi dell'attore, dell'attrice che doppiamo trasmettono, ma noi abbiamo un'autostrada che ci porta dritta, sì. Proprio, no? È facilissimo a quel punto, perché devi solo lasciarti trasportare da quello che hanno già fatto loro. Entri su quella scia, ti metti in connessione e lo fai. È molto più difficile quando gli attori non sono degli attori eccezionali. Lì so cavoli. Lì, insomma, devi tenere le briglie tue. A volte è successo spesso che il doppiaggio ha migliorato delle prestazioni professionali, magari non proprio eccezionali, no? Ma adesso vi voglio fare una domanda scomoda, ma non più scomoda, secondo me, perché era una domanda scomoda diversi anni fa. Adesso con i tasti dei telecomandi che cambi lingua, veramente non c'è più nulla di scomodo. Ma vi voglio fare, ma adesso vado a disannunciare il brano, poi comincio da Ivo, la domanda classica: doppiaggio sì o doppiaggio no? È meglio sottotitolare o è meglio doppiare? Radiohead, Creep. Questa non è una canzone, è un caposaldo della musica, secondo me, che abbiamo ascoltato in diretta su Radio Cigliano, secondo pezzo di Gianluca Iacono. Nei fuori onda ho lanciato un amo e adesso devo girare il mulinello e portare il pescione a casa, praticamente. E cominciamo da Ivo. La polemica che c'è ancora, è sterile adesso. Io l'ho sempre vista come una chiacchiera da bar e basta, sinceramente, se posso essere sincero. Però, doppiaggio sì o doppiaggio no? Noi distruggiamo veramente un'opera d'arte facendo il doppiaggio? No, noi creiamo un gemello, come ebbe a dire persona ben più importante di me. Creiamo un gemello che, diciamo, compensa l'inarrivabilità della presa diretta con una maggiore introspezione in verticale, psicologica. E infatti gli attori e le attrici americane, in modo particolare, che apprezzano il lavoro che noi facciamo, si meravigliano e complimentano proprio di questo, del fatto che è come se noi li psicanalizzassimo. Quindi c'è questa dimensione che, visto che la voce è registrata in studio, la nostra, e quindi con tutti i dettagli, può arrivare a una profondità di sfumature psicologiche che magari nella presa diretta, che è inarrivabile, perché il fatto che sono lì e parlano è inarrivabile, comunque magari si possono perdere alcune sfumature che invece si recuperano con il nostro lavoro. Certo, per chi apprezza questo approccio, naturalmente, no? Per il resto io direi che, e lo direi anche qui, come lo dice Chiarostami, che è uno dei poeti, massimi poeti mondiali del cinema, il cinema non si legge. Leggi il fumetto, leggi il libro, ma non leggi il cinema. Il cinema si guarda e contemporaneamente si ascolta. E quindi il doppiaggio è la migliore approssimazione al modo ideale di intendere la fruizione artistica di un film. Bravissimo, esattamente quello che avrei detto anch'io, vero Elisabetta, vero Gianluca? Non... Sì. Sono d'accordissimo. Certo, poi se uno vuole vedersi il film in originale perché conosce perfettamente la lingua, ma devi conoscerla perfettamente, devi essere proprio bilingue, certo. Porca miseria, perché altrimenti... Ma poi guarda, secondo me, Alessio, se posso permettere, dipende poi anche dal prodotto, nel senso che io personalmente, da fruitore, a volte li guardo in originale perché, che ne so, Ricky Gervais mi piace guardarlo, come si chiama,
piace guardarlo, che è un attore comico inglese straordinario, mi piace guardarlo in inglese perché reputo che in inglese mi piace di più. Certo. Ma non c'è una regola poi certo. di per sé. Sì, ma soprattutto giusto Gianluca, non ci sono necessariamente le due fazioni che ai giornalisti piace Bravo. Vedere. Bravo. Perché a noi, cioè per noi l'originale è comunque la base del nostro lavoro, quindi ne abbiamo comunque un sacro rispetto. Esatto. E poi ci può piacere, come ha appena testimoniato Gianluca, ci può anche piacere, anche a noi può piacere vedere ogni tanto un film in lingua originale. E quindi l'importante è che ci sia la libertà di scelta. È vero. Ecco, che adesso c'è, tutto sommato. Certo. Per cui una volta che c'è quella, direi che io non rompo le scatole a chi ama l'originale e basta, purché lui non rompa le scatole a me e a quelli come me che amano anche vedere una cosa doppiata. Poi la stessa persona al limite, da solo per studiare quel film, se lo vede appunto in lingua originale, poi quello stesso film insieme a tutti gli amici se lo vede in italiano. Quindi dipende anche da che tipo di fruizione è, certo. perché la fruizione dell'originale è una fruizione, tra l'altro dell'originale senza sottotitoli, che è l'unico originale degno, certo. è una fruizione molto attenta, non ti puoi distrarre un attimo, è faticosa, non puoi girarti per versarti il caffè, se è doppiato lo ascolti, continui ad ascoltarlo, se invece non è doppiato e devi, non sei magari neanche questo mostro in inglese, non puoi fare altro mentre vedi un film in lingua originale. Ma poi Ivo. La cosa che a me colpisce tantissimo è che ci sono tutte queste polemiche sul doppiaggio sì, doppiaggio no, ma come abbiamo giustamente ricordato, il doppiaggio è l'edizione italiana di un'opera artistica. Non capisco perché non facciano le stesse polemiche per i libri che vengono prodotti in italiano. È la stessa identica cosa. Per quale motivo nessuno si lamenta del fatto che i libri sono tutti tradotti? Altrimenti nessuno potrebbe entrare nello specifico del romanzo. Dostoevskij in russo io non l'ho letto, insomma, e neanche Proust in francese. Tu Ivo, un attimo, userei un altro termine, scusami Alessio, oltre a quello che ha detto Ivo giustamente gemello, io uso spesso il termine ponte culturale, nel senso che per me il doppiaggio è un ponte culturale fra un paese e un altro, dato non soltanto da tutto il mondo psicologico, le sfumature della recitazione, ma anche a volte proprio anche con l'adattamento stesso, anche con il modo di dire una cosa che non potrebbe mai arrivare. Se in Russia per esprimere uno stato d'animo lo dicono in un certo modo o con un certo suono, per noi non sarebbe mai la stessa cosa. Esatto. E quindi bisogna dirlo in un altro modo. Poi se uno vuole scoprire in Russia com'è, ma non ci arriverà mai. Ma però poi sai, Gianluca, ich liebe dich, ti amo, ma quanto ci suona strano, capito? Io non direi mai a mia moglie ich liebe dich, cioè quella mi dà una pizza. Da chi lo dice? Mi lascia immediatamente, se va a prendere un bello... Bella ragazza tedesca, se me lo dice, magari. Sì, certo, ecco. Però mia moglie se va a prendere uno spagnolo, capito? Va subito a cercare uno, te quiero, appassionata, capito? Così, noi siamo più... cioè abbiamo delle culture, abbiamo anche dei fonemi che ci piacciono, che sono più... che ci fanno più amare, più odiare, più tutt'altro. Quindi, come, insomma... come nel film Un pesce di nome Wanda, che c'era la lingua, diciamo, sexy... che nella versione italiana era lo spagnolo, ma nella versione originale era proprio l'italiano. Esatto. E quante volte mi hanno detto: ma voi avete cambiato il senso del film? No, abbiamo rispettato il senso del film cambiando la lingua. Cioè, abbiamo rispettato veramente. E vabbè, che dobbiamo fare? Torneremo su questo più in là, ma nel frattempo vi rubo soltanto qualche secondo per ricordarvi gli sponsor della radio, che ripeto sono sponsor pro bono, cioè sono semplicemente amici con cui facciamo scambio di link. Dopo Cilacom è in diretta video anche sulla homepage di voci.fm, il sito delle voci italiane con più di 2000 profili di speaker e doppiatori, un blog pieno di news e tanti servizi per chi lavora al microfono. Basta che cliccare su www.voci.fm o scaricare l'app gratuita per iOS e Android, e con voci.fm su Radio Cigliano c'è Voxil Voce Gola, l'integratore alimentare a base di erisimo, il nostro alleato per aiutare a mantenere naturale il tono della voce. 22:33, siete in diretta su Radio Cigliano, siete all'ascolto sulla radio e alla visione su Facebook e su YouTube di Dopocena con Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Paolo.
calma. Vabbè, non so davvero che farà, visto che siamo in chiusura di stagione. Fra un paio di settimane avrà enormi crisi di astinenza, ma intanto eccolo puntuale, pronto! Alessio. Te pare? Alessio, amico mio. Oh, senti che voce flautata stasera. Sì, Alessio, io sono un attore straordinario. Ma no, tu lo dimentichi, perché probabilmente apprezzi più Prando, capito? Ma non è vero. Mi piace più di Ambrosi, se ti piace i tuoi amici. A me comunque mi metti alla berlina. Ma quando mai? Sei bravissimo, lo dico sempre a voce alta. Non metterti a fare la vittima, perché non attacca con me. Vabbè, comunque, Alessio, bando alle cazzate. E meno male. Saluto il tuo pubblico. Grazie. E ovviamente saluto i tuoi colleghi, grazie, egregi doppiatori. Inizierei per galanteria con Elisabetta Spinelli. Una doppiatrice bravissima, lei non vende fumo. No, l'ha detto davvero. È tra le peggiori, questa è orrenda. Io sono il re dell'ironia, te lo dico in abruzzese per l'ennesima volta. Mi marombara lo cazzo, Lombardà. Non mi rompere i coglioni. Vabbè, comunque, passiamo presto con Gianluca Iacono. La voce di Vegeta in Dragon Ball Z. E poi lui, amici miei, Ivo De Palma e i Cavalieri dello Zodiaco. Sì. C'è Ivo da T-Radio. Sarà un segno. La curva ormai è irrimediabilmente discendente, mi arrendo. Hai capito questo, Alessio? No. Cavalieri dello Zodiaco, segno. Vabbè, Alessio, ormai ho perso le speranze con te. Non lo ascoltate. Se fossi voi, staccherei il contatto. La mia radio... Vabbè, non lo fate, vi prego, Cristian, smettila, mi vuoi mortificare davanti a colleghi e amici. Ma quale mortificare, Alessio? Ti mortifichi da te. Vabbè, comunque, cosa direi, io anche stasera ho un invertebrato, insomma. Uno di quelli che mi passo sotto banco per fare l'ascolto. Questo è terrificante. Tanto per cambiare, sarà pure bruttissimo, no? Brutto e anche stronzo, perché ci ho parlato qualche minuto. Senti, Tinka, ti ho mandato quel foglio prima. Senti la GL che tu non avrai. Leggi quella roba. E mi raccomando, non mettere appoggiatore che tacco, Va bene, salmare tutti i cavalieri d'oro. Non mi fai paura. E non pensa di poterla far franca. Anzi, preparati a pagare per tutto quello che avete fatto. Fulmine di Pegasù! Più fulmine di Pegasù sulla testa e merita. Fuori dalla grazia di Dio. È caduto magicamente. Ma no, gli hai attaccato il telefono in faccia, l'hanno sentito tutti. Stare zitto adesso. Vabbè. Non mi farà arrabbiare. Vabbè, ho capito. Amici miei, cosa dire? Il mio tempo è finito. Meno male. Mi ricordo che non sono luoghi comuni. Mai. Perché i luoghi comuni nascono da realtà conclamate. Che si ripetono nel tempo. E poi si sa, il popolino vociante e religioso ha bisogno di numeri. E se è il caso, li umilierò. Li umilierò. Buonanotte, amici buonanotte. Miei. Buonanotte. Buonanotte a sto cazzo. No, Cristian, no, siamo in chiusura, veramente. Sei tremendo. Io non so che cosa dire. Sei irrispettoso. Ma ricordo che Cristian Incazzante su Radio Cigliano è interpretato da Angelo Venezia. Abbiamo altri piccoli consigli per voi, sempre scambio di link, niente di che. Roba da doppiatori non è una fanpage, non fanno fandub, è un progetto di supporto, divulgazione e valorizzazione del mestiere del doppiatore. Il loro claim è diamo voce alle voci, seguiteli sui social dove troverete, oltre alle loro interviste, tanti contenuti di approfondimento e divulgazione per diffondere e valorizzare la cultura del doppiaggio. Last but not least, Voci Animate, un brand creato da James Garofalo, che è stato più volte direttore artistico in occasione di eventi legati al mondo del doppiaggio. Agisce come intermediazione tra l'organizzazione dell'evento e gli ospiti, assumendone la totale gestione. Volete i doppiatori ai vostri eventi, oppure siete doppiatori e vi hanno invitati a un evento? www.vocianimate.it. Roba da doppiatori ha preparato delle reaction. Scusate, c'avevo il foglio ancora nella stampante, quindi potevo leggere le cose che vi ha preparato. Questa è per Gianluca. Allora, ci sta Vegeta di Dragon Ball Z, Jacob Seed di Far Cry 5, Far Cry 5 e Jason Segel di How I Met Your Mother. Allora, lui dice, dove hai avuto più difficoltà, roba da doppiatore ti chiede, e dove hai avuto più soddisfazione? In realtà... Ma su tutti su nessuno, su quelle domande un po', su questi tre perlomeno, ho avuto molte soddisfazioni da tutti e tre, anche se Jacob Seed è un videogioco, è durato molto meno rispetto a Vegeta, che è il personaggio iconico per eccellenza, fatto comunque 20 anni fa e poi rifatto pochi anni fa. Quello
secondo me, che più a metà strada, che mi ha dato un sacco di soddisfazione e di difficoltà, è Marshall di Jason Segel di How I Met Your Mother, perché in 10 stagioni, e insomma Elisabetta lo sa, è stata fatta la mia compagna lì per tutte le 9 stagioni, 9, 10 quante erano, hanno fatto di tutto questi personaggi, cantavano, ballavano, si travestivano, abbiamo fatto tutte le voci possibili e immaginabili. Bello, bello. Cioè, una creatività, è stato il Friends degli anni 2000. Ecco, quello che dico io, no? Che quando fai una bella cosa, poi vai al turno e dici dai, mi sono svegliato bene stamattina, vado a lavorare, sono contento. How I Met Your Mother è stata la serie, secondo me, per eccellenza, dimmi Betta, sei d'accordo, cui andavi e dicevi che figo. Che figata, veramente. Sì. Poi spesso ci è capitato di fare i turni insieme, no? Per cui era bello. Insieme, sì. Che nelle ultime stagioni non facevamo già più. E che d'ora in poi... Le colonne separate sappiamo bene. D'ora in poi non li faremo mai più proprio per emergenze coronavirus, quindi... come dico sempre, l'altro giorno al turno ho fatto partire la solitudine della Pausini, ho detto scusate, mi sento solissimo in questo momento, abbiate pazienza. Guarda, te la rubo. ho fatto. E mi faccio aprire le colonne, ma guarda, c'è solo il portiere 2, voglio pure il portiere 2, guarda, perché voglio sentirli tutti, veramente, dal primo all'ultimo. Elisabetta, per te hanno preparato Emmy di 13, Usagi, vabbè, Sailor Moon e Winry Rockwell di Full Metal Alchemist. La più di soddisfazione e la più difficile? Oddio. Lo so, sono domande annose queste. Forse la più difficile è stata Winry, che è particolare, era un meccanico Winry. Una cosa che io non ho mai fatto nella vita, un personaggio particolare, era un genio della tecnologia e faceva queste armature che avevano un cuore, molto particolare. Poi vabbè, Sailor Moon mi ha accompagnato per anni. Che dobbiamo fare? Queste sono le amiche che ti accompagnano, le amiche di sempre, veramente. È bello perché con i cartoni animati poi tu cresci e loro no, quindi è un po' impari la situazione, ma è anche bello quando invece gli attori li vedi crescere e tu cresci insieme a loro e vedi che hai un percorso comune, insomma, una specie di percorso che va avanti insieme. Aiutami a ricordare, ma la direzione di Sailor Moon, no, Federico Danti. Mi sa che ti sei un po' allontanato, perché ti sento un po' più lontano, Gianluca, devi avvicinarti forse un pochino. Okay. Allora, mentre invece per Ivo abbiamo Pegasus, Pegasus, poi abbiamo Mirko di Kiss Me Licia e, non lo saprò mai dire, Atok Navarro in Uncharted Drake's Fortune. Ecco. Sì, Navarro è di qualche anno fa, comunque vabbè, è stato, insomma, sono andato, avrò fatto 1 o 2 turni, se li ho fatti. Se non erro, in quel caso diretto da una collega, che non sempre capita nei videogiochi, però diciamo non ne ho un ricordo precisissimo. Gli altri due dipende, nel senso che Mirko, l'abbiamo già detto, è arrivato come primo protagonista quando ancora ero praticamente poco più che un novellino e quindi aveva quella difficoltà di caricarmi di una responsabilità notevole. E quando, diciamo, le ossa erano tutte da fare. Meno male però che è arrivato prima Mirko e poi, dopo qualche anno che le ossa me le ero più o meno fatte, è arrivato Pegasus. Pegasus avrebbe sfondato. Sì, diciamo che all'inizio, se vogliamo, il più difficile ovviamente dei tre sicuramente è stato Pegasus, perché insomma in svariate puntate ha fatto di tutto, quasi sempre in punto di morte, e quindi questo è abbastanza faticoso, e per cui sì, diciamo, sembra, perché alla fine parliamo sempre di Pegasus, però di questi tre sicuramente è stato il più impegnativo e anche quello che mi ha dato le maggiori soddisfazioni. Certo. Io vi sfrutto biecamente, ma è una cosa bella, per portarvi a Roma a Lazzaro Spallanzani, l'istituto che tra l'altro è stato tra i scopritori proprio del coronavirus. E la dottoressa Antonella Giannaccaro, in collaborazione con l'associazione Le Voci del Cuore Dopo Onlus e l'approvazione della direzione generale dell'istituto Spallanzani, ha dato vita, è stata tra le fautrici dell'iniziativa Una Voce per lo Spallanzani, per raccogliere fondi a sostegno delle attività assistenziali e ricerca sul Covid-19. Andando sulla pagina dell'istituto INMI,
www.imolanapolimilanoimola.it. Potete cliccare sul rosso fare una donazione e trovate le infermiere sorridenti. Scendendo ci sono le raccolte fondi per attività assistenziali o ricerca sul Covid. Per quanto riguarda le attività assistenziali, io ricordo che sono 6.911 donazioni dalla pandemia, quindi in 2 mesi, e si è molto fermata questa cosa. Se vogliamo ancora donare, facciamolo, perché servono i soldi, e si sono raccolti però intorno ai 300.000 euro grazie alle nostre iniziative, e questo fa veramente molto piacere. C'è un IBAN, qui lo potete trovare, e questo IBAN, se volete fare donazioni un po' più importanti, altrimenti con Satispay o con PayPal potete donare anche un euro. Il famoso caffè che non prendevamo al bar durante la pandemia, no? Ecco, lo potete donare, e secondo me fate veramente un'opera di bene. Una voce per lo Spallanzani, è questo la pagina Facebook, andate a vederla, ci sono tanti di noi che ci hanno messo la faccia e anche la voce per le donazioni. Questa è la pagina Le Voci del Cuore, l'associazione di mi metto anche il cappello d'ordinanza, l'associazione di capitanata da Ilaria Stagni, ma non solo, che prima andavamo nei reparti oncologici degli ospedali per parlare con i bambini con la nostra voce, raccontare delle favole, soprattutto dove c'erano bambini che erano in lunga degenza. Adesso facciamo queste cose qua, è l'ultima cosa che è stata fatta dall'associazione. Vi ricordo anche la pagina di Lorenzo Barruscotto, lore1981.doc di Instagram, che vende ritratti per l'emergenza coronavirus, e su eBay lo trovate con Ritratti per aiutare chi aiuta, un'iniziativa ufficiale approvata da Croce Rossa, dall'Istituto Spallanzani e dal sito Nurse Times. Praticamente lui ha fatto delle caricature, le vedete qui, guardate, sono molto belle, secondo me anche fatte molto bene, attori vari. Ci sono anche caricature di doppiatori e di personaggi di telefilm, e costano 10 euro ognuna. Potete decidere a chi destinare, tra la Croce Rossa, Spallanzani e Nurse Times, questi 10 euro, e secondo me, se avete voglia, qui avete non solo la donazione, ma vi arriva anche un qualcosa di fisico, vi arriva proprio il disegno. Quindi perché non andarlo a fare? Secondo me è importante ed è necessario. Voglio anche, perdonatemi, vi rubo anche un ultimo attimo, ma questa è una cosa molto importante. È appena uscito un libro, anzi esce, scusate, il 20 giugno, quindi esce sabato, un libro di una collega, Liselotte Parisi, una collega assistente e direttrice. La prefazione, vi leggo, del libro si chiama Petali nel fango. Ho deciso di rendere pubblica questa storia con l'intento di far sapere che, nonostante la vita sia a volte difficile e ingiusta, con la caparbietà e con l'amore per se stessi e per il prossimo, la vita si può e si deve affrontare a testa alta, e si possono affrontare ostacoli che sembra impossibile superare. Nel libro sono descritti i primi 25 anni della vita di Liselotte, anni in cui ha dovuto superare situazioni difficili e dolorose, potete anche immaginare quali. È dedicato a tutte le ragazze e alle donne che si trovano in una situazione simile alla sua, per dare un messaggio di rivincita e di riscatto. È edito da Pandilettere, sul sito Pandilettere, www.pandilettere.com, se non ricordo male, lo potete ordinare, oppure trovate sul sito di Pandilettere tutte le librerie in cui reperirlo. Il libro esce il 20 giugno, andatelo a leggere, perché è una collega che ha qualcosa da dire, e secondo me è importante, anche quando uno ha delle esperienze tremende come quella che ha avuto lei, dirle e raccontarle. 22.46 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma. E Elisabetta, il tuo terzo pezzo qual è? Il mio terzo pezzo è il 4. E io lo carico subito. E tu perché l'hai portato oggi? Perché secondo me è il pezzo della ribellione. È vero. Quando c'è qualcosa che non funziona, bisogna avere il coraggio di esprimersi. È vero, hai ragione. Ed è un pezzo che mi piace molto, che mi gasa molto, e il cantante è intramontabile. No, lo puoi solo amare. Punto. Io non so se tu sei stata, tu mi hai detto di essere stata a un concerto di Michael Jackson. Io sono stato a un suo concerto la prima volta, unica volta, nel 2014. Pensavo di andare a vedere un'icona, o un'icona, come dovremmo dire, della musica leggera italiana e rock anche. Mi sono trovato in una ridda di colori, di musica e di energia che mi ha veramente spiazzato. Travolto, sì, è travolgente. I suoi concerti. Aspetta che lo vado ad annunciare. Siamo nel 1987, questo è un live, ma è C'è chi dice no, lui è Vasco Nazionale in diretta su Radio Cigliano.
Vabbè. Poi tra l'altro nelle versioni live c'ha un'energia che in quella da studio non si riesce ad avere. Mi fai venire i brividi solo per ricordare quello che succede. No, vabbè, là dentro tutti in piedi, c'era una dietro di me, io stavo ballando, poi io non sono uno che si scatena, però mi sono scatenato e c'era una signora, una più giovane di me, signora di che stava dietro di me seduta, che fece: scusi, si può sedere? E io ho detto: beh no, alzate in piedi e balla. No, veramente no. Allora, partendo da Gianluca, abbiamo 2 minuti, quindi lo faremo anche nelle onde. Gianluca, sì. Ma come sei arrivato alla recitazione e poi al doppiaggio? Nel senso, non è una strada che così si intraprende come, che ne so, fare il geometra, è un'altra cosa, ci vuole anche un guizzo in più, secondo me. Come sei arrivato alla recitazione? Bah, è successo che ero molto giovane, insomma, ero un ragazzino, un bambino, e mi piaceva moltissimo fare la classica cosa, le voci, le facce, muovermi, imitare e tante altre cose. Avevo tipo 9-10 anni. E dopodiché è stato anche un mix di casualità, no? Nel senso che la fortuna poi a volte succede che ti viene incontro, perché incontrai un'attrice quando mia madre fu ricoverata in ospedale per una cosa abbastanza seria, e la quale, insomma, mi indirizzò verso una scuola che all'epoca era una scuola che a Torino era importante per imparare a usare la voce e così via, di Iginio Bonazzi, che almeno Ivo De Palma conosce sì. Il nome, che è stato uno storico insegnante di tantissimi attori di Torino, e il quale poi, insomma, per qualche ragione mi trovò in me qualcosa, e quindi da lì è stato poi un po' l'avvio per la scuola di recitazione. Quindi all'inizio il doppiaggio è stata una delle tante cose, certo. Ed è sempre, e lo è tuttora, nel senso che poi ho incominciato col teatro, con la recitazione, con un po' di televisione, un po' di... e poi il doppiaggio ovviamente ha preso uno spazio molto molto grande, forse in proporzione più di altre cose. Però è nato sì da una grande passione. Ce l'avevi e dentro? Comunque dal fatto di dedicarci tanto tempo, e non mi ricordo più perché l'ho fatto, cioè perché ci ho dedicato così tanto tempo nello studio, perché poi ricordo a chi fra quelli che ascoltano in questo momento la trasmissione voglia intraprendere il lavoro del doppiatore, dell'attore, eccetera, che comunque lo studio è fondamentale. Senti, abbiamo 20 secondi, ma se Gianluca Iacono oggi non fosse un attore o doppiatore e tutta l'arte, che cosa farebbe adesso Gianluca? Dove sarebbe? In brutti posti, no, non lo so. Non lo sai, non sapresti trovarti. Aspetta che disannuncio, poi ne parliamo. Vabbè, sto chitarrone, Elisabeth, ma che roba, ma che chitarrone tremendo che hai portato. Questo è Vasco Rossi, c'è chi dice no, è un live del 2004 questo, ma è la canzone invece è tratta dall'album omonimo, c'è chi dice no, del 1987, è il terzo pezzo che Elisabetta Spinelli ha portato oggi a Dopo Cena Con. Stavo chiedendo a Gianluca Iacono nei Fuori Onda che cosa farebbe adesso Gianluca se non fosse un attore. Lui si è trovato un po' in crisi. No, a parte dire magari che lo sai, in brutti posti, nel senso che comunque ho avuto una vita un po' in gioventù un po' bohemienne, però al di là di questo, con il senno di poi, cioè oggi con le passioni che ho coltivato nel tempo, poi devo dire che ne so, fare il fumettista, fare il fotografo, fare il cuoco, okay, sono fra le tre cose che poi avrei forse seguito, però le ho coltivate poi nel tempo dopo aver intrapreso questa carriera, quindi chi lo sa poi tornando indietro se sarebbero andate davvero così le cose. E chi oggi può dirlo? Così. Però sarebbe bello scoprirlo, una macchina del tempo che ci fa vedere uno spazio temporale diverso non sarebbe male. Che esplori le sliding doors. Bravo, le sliding doors. Esatto, quanto mi è piaciuto quel film, perché poi è vero che quell'incontro, quella cosa successa che manco ti aspettavi, ti ha sconvolto la vita e ti ha portato a fare delle cose che non pensavi, uh-huh, e ti ha portato a essere quello che sei. Io farò la stessa domanda a Ivo, ma prima... Qual è il tuo brano tra il 3 e il 4? Allora, il mio brano fra il 3 e il 4 è il 3. E perché l'hai portato? L'ho portato perché appartiene a un album che amo, non solo perché chi ha la mia età in genere ama parecchio questa band, e tutto sommato
immagino che non tutte le nuove generazioni la disdegnino proprio. Comunque lo amo anche perché è centrato sull'atto performativo poetico, cioè per dirla chiaramente sulla declamazione della poesia, cui poi è stata aggiunta della musica sotto, perché l'album è uscito vari anni dopo la morte di questo cantante. Quindi è poesia messa in musica, ma nel senso inverso, cioè della musica aggiunta alla poesia, il che significa che la declamazione vocale era già molto musicale di per sé, certo, anche perché in inglese e in americano è molto facile essere musicali, effettivamente. E questo comunque penso che sia molto interessante e anche avvincente per chi fa il nostro mestiere. È vero, è una specie di palestra che può farci capire come a volte da una registrazione diversi può nascere un brano, addirittura non un brano ma un intero LP. Questo è un LP postumo del 1978 dei Doors, credo che sia proprio il loro ultimo LP, se non ricordo male, perché poi ovviamente erano già sciolti, loro l'hanno fatti, lui era morto da diversi anni. E da questa LP ci ascoltiamo An American Prayer, i Doors su Radio Cigliano. Sono proprio delle poesie che sono state ritrovate, aveva registrato Morrison delle poesie e sono state poi musicate. Questo un po' corrobora quella tesi che dicevo io prima, no? Che poi la musica adesso è poesia più musica, si sono uniti due generi, no? Prima erano separati, adesso si sono un po' uniti. Sì, diciamo che la musica è una delle più potenti alleate della poesia in casi come questi. Altro che. Quindi Ivo, come sei arrivato alla recitazione tu? Io ci sono arrivato tramite la radio, le radio libere, che all'epoca si chiamavano così, erano che ancora belle. Tutte da finire, tutte da... No? E io ci lavoravo anche lì, per caso, non per caso, coincidenza, non lo so, ma perché ci lavorava un mio cugino, anzi due o tre miei cugini, e quindi ero il classico cugino, cioè il mio cugino che vorrebbe lavorare, e vabbè, e ho cominciato così praticamente. È stato il mio primo incontro col microfono, con ancora una voce tutta da fare assolutamente, ma che però in qualche maniera, per una cosa, un modo sconosciuto anche a me, in un modo sconosciuto anche a me, funzionava in qualche maniera. E quindi ho poi studiato dizione da Iginio Bonazzi, appunto, che ha citato prima Gianluca, questo attore vocale con una voce da basso russo anche quando parlava, veramente un uomo eccezionale da quel punto di vista. Ho studiato dizione per rendere meglio in radio, non è che pensassi al doppiaggio. Vedi, poi, doppia utilità, utilità marginale. Poi alla fine lui mi ha detto, ma senti, studia anche recitazione, che comunque anche per un animatore radiofonico in qualche modo può essere utile. E quindi mi mandò da un suo collega che era un regista invece della RAI di Torino, RAI Radio, che era Ernesto Cortese, adesso scomparso da molto tempo. Sì, era anche un passarsi gli allievi, d'accordo, per carità, c'era anche questo dentro. Però insomma mi instradò in questa nuova dimensione con la quale scoprì veramente un mondo. Forse ne avevo anche bisogno come adolescente, insomma, di una potente... di un potente motivo di approfondimento, no? Quindi mi prese tantissimo, e nel momento in cui provai a cominciare a entrare nel mercato, ovviamente avevo la voce che funzionava, gli occhi un po' meno, quindi dovevo puntare sulla voce, insomma, no? Diciamo che è per questo, e quindi ho puntato sulla voce e mi sono presentato su quel mercato proprio mentre cominciava quella stagione irripetibile che un po' tutti abbiamo poi fruito, di cui un po' tutti abbiamo fruito, di massiccio arrivo di materiale specie giapponese. Aspetta un secondo che vada a disannunciare, un attimo che vada a disannunciare. Dying on the vine. Vabbè, questa è bellissima, però era una poesia, finisce in questa maniera meravigliosa. Era i Doors postumi, ovviamente, con An American Prayer, e le poesie di Jim Morrison messe in musica nel 78. Stavamo nei fuori onda chiacchierando sugli inizi di Ivo, che ci ha detto che è arrivato dalla radio, è arrivato al doppiaggio. Ma Ivo, se adesso tu non fossi doppiatore, se adesso tu non facessi l'artista, che cosa faresti? Ma il lombroso che è in me direbbe che dalla mia faccia potrei fare il professore o il dottore.
che poi è quello che mi fanno in genere fare quando mi fanno fare appunto le fiction o ruoli piccoli, ma in genere mi chiamano. Hai ragione. Appunto, se sono il professore, il dottore, l'imprenditore, proprio. Bravo, cioè, sì. Esattamente. Certo, dalla fortuna faccio l'imprenditore. Ecco. Bravo, perché qui, poi. Gli strafichi li doppio solo in doppiaggio, cioè li faccio solo in doppiaggio, praticamente come molti di noi, insomma. E quindi sì, forse quello. A dire il vero, rifiutai un po' sdegnosamente una vera proposta che arrivò, essendo morto mio padre in quell'epoca, che avevo 18 anni, lui lavorava al Banco di Napoli, e il Banco di Napoli mi disse che se volevo potevo essere assunto praticamente al posto di mio padre. Ma io avevo già in mente, insomma, un altro futuro che sicuramente non era quello, e quindi rifiutai. Adesso, quindi, come un dire, po', un po' il ragionieri, dai, fisso, dopo averlo disdegnato questo posto fisso per tutti gli anni 80 e 90 nella Milano da bere, poi adesso scopri che insomma, che servirebbe forse, che potrebbe essere utile. D'altronde il ragionieri Vo de Palma suonava pure bene volendo, capito? Capito, la faccia ce l'ho, quindi funzionava benissimo. Elisabetta, invece tu come sei arrivata alla recitazione? Io sono arrivata. Aspetta un attimo, aspetta, prima di dirmelo, scusate, che altrimenti non finiamo i dischi. Gianluca, il tuo terzo pezzo qual è? Il mio terzo pezzo. Tra la 2 e la 4. Direi la 2. La 2, perché? Perché al di là dell'essere stato un musicista e cantante iconico italiano, e diamolo un po' uno spoilerino. È uno di quei cantanti che è riuscito anche lui, che sono quelli che mi piacciono di più, a unire tanti generi, a non soffermarsi su una cosa ben precisa, a non essere categorizzabile, e a portare qualcosa di locale all'orecchio di tutto il mondo. E in questa particolare canzone c'è un mix fra nostalgia, malinconia, ma anche tanto calore, che scoprirete sentendo la canzone. E allora ascoltiamocela immediatamente. Siamo nel, è una delle prime, perché siamo nel, non lo trovo più, 1985. Lui è il compianto Pino Daniele, che ci manca veramente tanto, e questa è Che ore so, in diretta per voi su Radio Cigliano. Io ci voglio stare. Vabbè, raga, questo è irrinunciabile, veramente. Allora, Elisabetta, è il cuore. Lui è veramente uno di quelli che quando è morto ho detto, ma no, ce ne so tanti, perché lui è pieno. Eh sì, e che cavolo. Elisabetta, allora, raccontaci come sei arrivata all'arte, qual è stata la guida che ti ci ha portato. Avevo 14 anni e sono andata con la scuola a vedere uno spettacolo teatrale. E io non so cosa mi è successo durante quello spettacolo, ma sono stata catturata da un demone. Proprio folgorata. Sono uscita da lì dicendo, io voglio fare l'attrice. Sono tornata a casa, l'ho detto a mia madre, e mia madre mi ha detto, vabbè, sei completamente fuori di testa. Però non, è stato veramente come un colpo di fulmine, non so, ti succede qualcosa e tu non sei più la stessa. Però è anche bello che tu sia riuscita a tirare questo sogno fuori dal cassetto e a materializzarlo, perché insomma non è semplice, non tutti, cioè tanti hanno, uno, poi dico sempre, puoi essere bravo, studiare quanto te pare, però delle cose interne, qualcosa dentro ce la devi avere, altrimenti questo è un mestiere che si fa con l'emozione, si fa con le vibrazioni, non mettiamo timbri, quindi comunque c'è bisogno di dare qualche cosa, evidentemente tu qualche cosa dentro ce l'avevi. Ma oggi dove saresti se non fossi un'attrice? Una cosa che mi sarebbe piaciuta è occuparmi di qualcosa di umanitario, lavorare con i ragazzi in difficoltà, anche nelle carceri, qualcosa di estremo però,
in situazioni molto complesse. Quello mi sarebbe piaciuto. Bellissimo, bellissimo, veramente. Vedi, ognuno di noi avrebbe una seconda, una sliding doors pronta per essere aperta. Allora, intanto, altrimenti veramente c'ho 900 contro selfie. Lui è da Verona, arca miseria, mezzompa, mezzompa di nomi. Comunque lui lavora all'Arena di Verona, in questo momento spero che abbia riaperto, perché stanno riaprendo i teatri. Tra l'altro, la piccola cosa seria del momento, ricordiamoci che ci sono tante persone nello spettacolo che hanno patito veramente tanto questa situazione del Covid, tutti gli attori di teatro, tutte le maestranze, tutto l'indotto dello spettacolo, e dobbiamo dargli una mano, non come è stato fatto in questo momento con 500 euro, 600 euro, perché non aiutano. Dobbiamo aiutare proprio il comparto dello spettacolo, perché poi non facciamo niente noi, facciamo cazzate, facciamo ridere la gente o la facciamo piangere, però diamo anche dei punti di PIL, fanno parte, alcuni punti di PIL li creiamo noi, e quindi insomma non è soltanto una cosa, è anche una cosa decore, ma anche una cosa matematica, aiutateci veramente. Adesso me lo ricorderò come ti chiami. Dario manda una rosa a Elisabetta, che non è una rosa, non so che cosa sia, un bel fiore a Elisabetta, e ci fa piacere. Grazie. Mentre invece Alessandro ha preparato questo piccolo composite per Ivo, ha preparato questo piccolo composite per Elisabetta e ha preparato questo piccolo composite per Gianluca. Evviva, vado a disannunciare. Grazie. Pino Daniele, Che ore so, bellissimo brano che ci porta a... ci porta un po' all'atmosfera notturna, quella marzullesca, quella che mi piace anche a me. Ogni tanto marzulliamoci un pochino, no? Che ci fa pensare, che ci fa vivere, che ci fa capire dove essere, dove andare, e tutte le cose che possono far piacere a chi vive la notte come la viviamo noi. Gianluca, sei un animale notturno o diurno? Beh, tendenzialmente notturno, anche se con gli anni ho cercato di diventare un pochino più bravino, perché poi il giorno chiama, e quindi non d'altronde posso fare gli attori ragazzi sono tremendi, come possono fare. Scusate, sì, mi ero dimenticato questo, Desiree e Samuele, forse Samuele è andato a letto, però dobbiamo farglielo, oh, un applauso, veramente. Ciao. Bravi, sempre. Ciao. Presenti, veramente sempre. Ciao. Presenti Samuele, buonanotte. Buonanotte, spero buonanotte. Ivo, invece tu sei un animale diurno o notturno? Ma tendenzialmente diurno, anche perché il doppiatore teoricamente dovrebbe essere un animale diurno. Dovrebbe, hai detto bene, dovrebbe, però io non ci riesco. Diciamo che tendenzialmente più diurno che notturno, oramai. Elisabetta, invece tu che animale sei? Sono sempre stata notturna, però poi la vita ti porta purtroppo a vivere il giorno. Lo so, è un e disastro. E quindi la sera vado a letto presto adesso. D'altronde, se abbiamo fatto gli attori, un cavolo di motivo ci sarà, perché l'attore va a lavorare alle 8 di sera, sta in teatro la convocazione, alle 9 fa lo spettacolo, se mangia all'1, poi se fa casino fino alle 4. Tutta la vita. C'è stata una bellissima settimana con la quale ho avuto la fortuna di iniziare l'anno, che è stata all'inizio di gennaio, tra il 7 e il 12 gennaio, che se ci fossimo conosciuti prima, Alessio, ti avrei invitato. Che bello. Che ho debuttato a Roma al Teatro Belli con una mia collega Cinzia Massironi, con uno spettacolo di Franca Valeri. E finalmente solo teatro, per vero? Cui, no, oh, se poteva si fa tardi la sera, si fanno oh, che figata. A proposito, io ve lo dico adesso, perché altrimenti poi mi sfugge e mi dispiace. Io sto dicendo a tutti quelli, a tutti i colleghi e gli amici che sto vedendo in remoto, con questi bei tre riquadri, no, che sono carini perché siamo vicini, ci vedono grossi, e tutti col piano americano, ma è tanto bello. Guardate, io qua c'ho Alexo accanto a me, ma accanto a me ho una bella scrivania dove tre persone vengono accolte bene. E allora io vi proporrò più in là, quando si potrà ovviamente scavalcare le ragioni, non ci saranno problemi eccetera eccetera, di vederci qui in studio di Amedio, di organizzarci le stesse persone che sono stasera, voi tre con me, per rifare la trasmissione guardandoci negli occhi, perché è un'altra cosa ed è veramente bene. Un'altra cosa, e non vedo l'ora. E poi ci faremo il selfie di giornata, quello fatto bene, tutte le cose fatte bene come piace a me. Allora,
Però mi... sapremo già le domande. Sì, quello sì, è vero, però potrei cambiarle. Attenzione, perché sono bastardo dentro, veramente. Allora, è il momento del questionario di Proust. Proust, Marcel Proust, lo conoscete, eh? Porca miseria, altro che se lo conoscete. Nei prima metà del 1800 era adolescente, aveva una amica adolescente, lei gli propose delle domande trovate su una rivista inglese, domande sulla sfera personale. Lui rispose e mise via, trovò tutto dopo 20 anni, senza guardare le risposte date 20 anni prima, rispose di nuovo e si rese conto, ma guarda un po', che la vita ti porta a cambiare, che se dici una cosa oggi, magari fra 20 anni, secondo me anche prima, ma ne dici un'altra, perché dipende dal mood del momento, da tante belle cose. Vi ricordo che il format prevede il botta e risposta, quindi non sarà botta e risposta, quindi dovrete rispondere in questa maniera. Io propongo come andamento prima Gianluca, poi Elisabetta e poi Ivo, tenendo presente che poi sarete sempre primi uno di voi, quindi sarà a chi tocca veramente e non si dovrà ingrugnare. Allora, attenzione, cambio basetta perché è importante anche darvi una musica migliore, e sulle note di Satie vi propongo il questionario di Proust per Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo Di Palma. Gianluca, il tratto principale del tuo carattere? La determinazione. Elisabetta, il tratto principale del tuo carattere? La disponibilità. Ivo, il tratto principale del tuo carattere? Una certa generosità. Elisabetta, il tuo principale difetto? Sono pigra. Ivo, il tuo principale difetto? Sono noioso. Gianluca, il tuo principale difetto? Sono incostante. Ivo, la qualità che vorresti avere? Quella di poter rispondere a questa domanda. Gianluca, la qualità che vorresti avere? La costanza. Elisabetta, la qualità che vorresti avere? Difficile. Sono talmente tante le cose che vorrei avere. Prova una. La fantasia. Gianluca, la tua occupazione preferita? La mia occupazione preferita è cercare di essere creativo. Elisabetta, la tua occupazione preferita? Occuparmi le giornate fino all'orlo. Ivo, la tua occupazione preferita? Recitare videopoesie. Elisabetta, cosa detesti più di tutto? Tante cose. Più di tutto la falsità. Ivo, cosa detesti più di tutto? Un certo marketing troppo aggressivo. Gianluca, cosa detesti più di tutto? L'ignoranza intesa non come ignoranza culturale, ovviamente, ma ignoranza di spirito. Ivo, la qualità che apprezzi in un uomo maschio? Il fatto di essere paterno, perché a me il padre è sempre mancato. Gianluca, la qualità che apprezzi in un uomo? La franchezza. Elisabetta, la qualità che apprezzi in un uomo? La generosità. Gianluca, la qualità che apprezzi in una donna? La dolcezza. Elisabetta, la qualità che apprezzi in una donna? L'allegria. Ivo, la qualità che apprezzi in una donna? Il suo essere avvolgente e protettiva. Elisabetta, dov'eri nella tua vita precedente? In un castello. Ivo, dov'eri nella tua vita precedente? Nel Medioevo, chiuso in una biblioteca da monachello a scrivere. Protetto da quella cosa. Gianluca, dov'eri nella tua vita precedente?
ero un guascone. Mi vedo con, non so perché, ma mi vedo con la spada, non chiedetemi perché, ma mi vedo sfidare a duello. Quindi, insomma, Ivo, un elegante spadaccino. Ivo, come percepisci il tempo? Quello che resta scarso. Gianluca, come percepisci il tempo? Come qualcosa che non esiste. Elisabetta, come percepisci il tempo? Sì, il tempo è relativo, non ha molto il senso del tempo. È una dimensione astratta. Gianluca, il tuo eroe nella vita reale? Wow, questa è difficilissima. Il mio eroe nella vita reale? Sì. Non ho un nome, credo di poter dire chi si spende per gli altri con il massimo coraggio, la massima generosità, ce ne sono diversi, per cui insomma, basta andare su internet, ce ne sono alcuni che a spregio veramente, cioè che vanno, mi sono spiegato. Elisabetta, il tuo eroe nella vita reale? Le persone che hanno il coraggio di prendere la situazione nelle mani e farne qualcosa, anche Conte, che ci ha messo tutta la passione, la competenza e la capacità di gestire una situazione difficile in un momento così, penso che sia stato un eroe. Un eroe. Ivo, il tuo eroe nella vita reale? Gino Strada. Per dire un nome famoso, dopodiché ci sono tutti quelli che da meno famosi fanno la stessa cosa e meritano la nomination anche loro. È vero. Elisabetta, il tuo motto? Un giorno alla volta. Ivo, il tuo motto? Non saprei. Su questo passo non saprei. Gianluca, il tuo motto? Vali ciò che fai, non ciò che dici. Ivo, il tuo sogno di felicità? Vivere un'altra vita con la consapevolezza di alcune cose, però, ecco, ricordandomi di questa. E Gianluca, il tuo sogno di felicità? Vediamo. Il fatto di... È un po' buddista come pensiero, se vuoi, un po' spirituale, ma non essere attaccato, non avere attaccamenti e quindi essere un po' al di sopra dei desideri. Elisabetta, il tuo sogno di felicità? Vivere pienamente le giornate. Gianluca, il tuo colore preferito? Ma il blu. Elisabetta, il tuo colore preferito? Verde. Ivo, il tuo colore preferito? Rosso. Elisabetta, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di avere meno paura. Ivo, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di avere più empatia, comunque, in generale. Gianluca, cosa ti consiglieresti se ti incontrassi adolescente? Di lasciarmi più andare. Ivo, come vorresti morire? Possibilmente non da solo. Gianluca, come vorresti morire? Vorrei morire, difficile questa. Come vorrei morire? Vorrei morire... consapevole. Elisabetta, come vorresti morire? Velocemente, ma dopo aver salutato tutte le persone a cui voglio bene. E questo era il questionario di Proust per Gianluca Iacono, wow. Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma. A posto? Tutto è bene? Andata, ragazzi, è andata. È stata dura. Beh, questo però è carino perché mette un po' a nudo, però dà anche la possibilità di riflettere rapidamente. Poi bisogna riflettere rapidamente. 23:16, ci stiamo allungando un po', ma è bella, una bella serata in tanta compagnia. In diretta su Radio Cigliano abbiamo questi tre artisti eccezionali. Ultimo giro di canzoni. Elisabetta, la tua è la numero uno. Che pezzo e che artista strepitosa. Mamma mia. Perché l'hai portata? Come si fa a dire perché? Come fai a... Perché senti tutto
tutta la poesia, tutta la passione, e senti una voce che è connessa col dolore del mondo e con la gioia di vivere nel dolore. È una grandissima artista. Lei aveva un dolore dentro che poi l'ha portata a essere una di quelle famose della maledizione dei 27, no? Quelli che muoiono come Jim Morrison, eccetera, eccetera. Una grande turbolenza interna che però portava questa firma. Amy Winehouse, Black to Black, in diretta su Radio Cigliano. Vabbè. Eccezionale, veramente eccezionale. Elisabetta, mare o montagna? Mare. Ivo, mare o montagna? Mare. Gianluca, mare o montagna? Mare. Gianluca, mare. Gianluca, gastronomicamente, Gianluca, primi o secondi? Interessante. Bah, direi in questo periodo della mia vita secondi, anche se i primi li adoro, però mi sto tenendo lontano dai carboidrati. Elisabetta, primi o secondi? Secondi. E Ivo, primi o secondi? Primi. E allora, se sono primi, qual è il tuo primo preferito, Ivo? Risotto al radicchio. E Elisabetta, era i secondi, il tuo secondo preferito qual è? Ma non ce n'è uno sul preferito. Ma carne o pesce, per esempio? Sono se la battono, se la battono carne o pesce, tutte e due, diciamo. Mentre invece, Gianluca, tu avevi detto i primi, vero? No, ho detto secondi. Allora, il tuo secondo qual in è? In realtà è anche un po' un antipasto, però adoro moltissimo il polipo. Buono, vabbè, il polipo ha, cioè, una dignità assoluta, è veramente fondamentale. Luigi da Trani ha mandato il suo controselfie, non si vede ma c'ha il dito così, che ci piace tanto, perché vuol dire dai, è ottimismo, su, ha mandato il suo controselfie al 328-7948-796 e Laura ha voluto mettersi insieme a noi, noi siamo nei riquadri, si è messa pure lei in un riquadro, ha pure sfondato, vedete, e ha detto un grande e forte abbraccio e ci piace moltissimo. Allora, adesso me lo devo andare a leggere perché ha scritto un papier lui, guardate che bello, ci sta guardando su un monitor enorme, infinitamente grosso, veramente, quindi non gli scappa niente, ma devo andare a leggere che cosa ha scritto, perché ha scritto una cosa: grandissimi ospiti della radio, Gianluca Iacono e Elisabetta Spinelli hanno doppiato rispettivamente Vegeta e Kiki in Dragon Ball, Roy Mustang e Winry Rockwell in Full Metal Alchemist, ma soprattutto Marshall e Lily in How I Met Your Mother. Invece Ivo De Palma, voce di Pegasus, e Mirko di Kiss Me Licia. Da Michele in Ancona, grazie per i vostri splendidi lavori, ci avete tenuto compagnia per tutta la vita. E questo è bello, continuano a dirlo e continuano a portarlo avanti. C'è la vignettista che secondo me ha fatto anche le vignette, infatti mi devo sbrigare a mettere le cose, però Paola D'Andrea, che sicuramente va disegnati e devo vedere se la trovo, che dice se può avere un saluto da Elisabetta Spinelli come farebbe Sailor Moon. Lei si chiama Paola. Paola! Un abbraccio da Bunny! Evviva! Grazie! Voi come siete messi con i fan? Nel senso, voi avete, i vostri profili sono aperti, avete un dialogo con i fan? Come funziona? Sì, il mio, tranquillamente. Io pubblico, tutto pubblico sul mio account Facebook. Ok, e Gianluca? Sì, anch'io. Anche tu? Sì, ho un rapporto, diciamo che da un anno e mezzo a questa parte, in cui poi ho un profilo Instagram abbastanza, insomma, con molti follower, quindi sì, decisamente, anche su Facebook e poi su YouTube, insomma, anche, anche il canale. Elisabetta, invece, come sei tu? Social? Allora, io mica tanto, ho aperto un profilo Instagram da un paio d'anni, credo, al massimo. E, anzi, mi scuso con tutti i ragazzi che mi scrivono, aspettami un secondo. Amy Winehouse, Back to Black in diretta su Radio Cigliano. E l'ultimo pezzo, abbiamo conosciuto Elisabetta Spinelli non soltanto con le chiacchiere, che sono state meravigliose questa sera, ma anche la sua anima musicale, che è sempre bello averla presente. Ci stavi dicendo che hai aperto da poco un profilo Instagram. Sì, e mi scuso con tutti i ragazzi che mi chiedono di fare i vocali, perché ogni giorno apro Instagram. Arrivano. Quanti ne trovi? I ragazzi che seguono, che vorrebbero, e mi chiedono tutti: mi puoi salutare con la voce di, mi puoi fare? Però è una cosa veramente impossibile, perché dovrei passare
ogni giorno a fare vocali per tutti. Dovrebbe essere quello il tuo lavoro. Dovrebbe essere quello il tuo lavoro. Sì. Condivido pienamente con Betta, nel senso che spesso anch'io mi scuso con tutti quelli che spesso chiedono: fai la voce di Vegeta, fai la voce di Marshall, la voce di quello, perché purtroppo non si può fare, nel senso che comunque che se ne voglia, certo che è un divertimento usare la voce, però è pur sempre un lavoro, quindi ovviamente non possiamo stare. Non si può fare, anche perché poi finiti i tre turni forse abbiamo poca voglia di usare la voce, e ci abbiamo voglia magari di mangiarci un bel secondo, un bel primo, come abbiamo detto prima, di stare più tranquilli. Raffaele dalla Piovosa Torino: tre voci con le quali sono cresciuto, amato Vegeta grazie a Gianluca, Ivo con il maestro Gai in Naruto ed Elisabetta con Sailor Moon e tanti altri. Ti ha incontrato una volta in Merak, è stata davvero carina e gentile. Raffaele dalla Piovosa Torino dice: grazie, è una serata eccezionale, grazie a tutti voi. Eccolo qui Raffaele, grazie di aver... Tra l'altro, voglio farvi vedere quanto sono indietro con i controselfie. Guardate l'orario in cui è stato scattato e poi ditemi voi, è stato scattato alle 21:16. Insomma, è veramente tremendo. Loro sono James e la moglie da Torino, che ho parlato prima di voci animate. Li conoscete? Ciao James e Federica. Evviva! Allora, sono i signori voci animate. Esattamente. E qui invece c'è Alessandro che fa una cosa, si sovrimpone a noi. Avete presente quando la faccia del direttore si riflette nel vetro della regia? Io ho questa impressione. Mi viene questa impressione, l'ho sempre visto in questa maniera. Fatemi vedere se ne ho tirati giù altri. No, questo l'abbiamo già visto. Abbiamo l'ultimo brano di Ivo. Perché l'hai portato, Ivo? Allora, aspetta, sì, l'ho portato perché intanto mi rendo conto che non ho inserito donne in questa mia lista, e quindi me ne scuso con le ascoltatrici, perché non è un'esclusione intenzionale. Come ha appena dimostrato Elisabetta, ci sono, so perfettamente che vi sono autrici che, insomma, in grado di restare per sempre nella memoria. Però questo brano è dedicato comunque a una donna ed è una ballata particolarmente delicata, considerando che gli standard di questa band di solito sono abbastanza più energici. L'accompagnamento musicale, per esempio, è particolare perché ci sono due strumenti del tutto inconsueti per una rock band: uno è il dulcimer e l'altro è il clavicembalo, e anche il cantato è espresso in un inglese molto poetico, quindi ci risiamo con la poesia, praticamente elisabettiano, diciamo. Allora, il brano è stato eseguito pochissime volte dal vivo, ma è particolarmente amato in Italia, e nel 1982 fu eseguito anche allo Stadio Comunale di Torino. Io ero presente non solo come appassionato, ma perché, come vi ho detto prima, la radio, lavoravo per conto di Radio Flash, che all'epoca era il marchio che organizzava i concerti a Torino, quindi lavorandoci dentro ne ho visti un bel po' di concerti, diciamo, in posizione un po' privilegiata. Parliamo di una quarantina d'anni fa. Stasera voglio ricordarmi di quel magico periodo proprio con questo brano. E allora ce l'andiamo ad ascoltare, l'ultimo brano. Abbiamo proprio all'inizio della trasmissione parlato del dualismo tra Beatles e Rolling Stones. Questo è un pezzo del 1966, un'ottima annata, non so se qualcuno di voi la condivide con me, ma è un'ottima annata anche per quanto riguarda le nascite. E l'andiamo ad ascoltare come ultimo pezzo di Ivo De Palma su Radio Cigliano. Sono i Rolling Stones con Lady Jane. Mamma mia, che pezzone eccezionale. Io sto aprendo come se non ci fosse domani contro selfie, perché ce ne sono così tanti, e siccome l'ultima volta non sono riuscito a mandarli in onda, mi rammarico di questo. Mi rammarico veramente, perché poi i nostri amici ci tengono veramente, però avrei bisogno di un fonico, la realtà è questa praticamente. Allora, il nostro amico, vediamo se si è Gino da Catanzaro, quindi siamo in Calabria, ha fatto questo piccolo montaggio per Elisabetta, ha fatto quest'altro piccolo montaggio per Ivo, vi ha associato ovviamente ai vostri personaggi, e no, non è questo, e ha fatto questo piccolo montaggio per Gianluca. Abbiamo anche Francesco da Milano.
Milano, che ha mandato sempre il suo controselfie al 328-79-48-796. E da Vicenza, Elisa da Vicenza, esattamente. Ciao Elisa. Ha delle copertine dell'iPad di tutti i colori. Questo è verde, ce n'aveva un arancione. Ha delle copertine che lo fanno enorme. Guardate che bello, bellissimo, brava, veramente brava. E vedo che li conoscete tutti, quindi la domanda che vi facevo prima era anche pleonastica, cioè sul fatto se siete generosi con le persone che ci chiedono un po' l'amicizia nei social e quant'altro. E... Elisabetta, puniresti i politici incapaci in nome della luce? In nome della luna? Sì, chiedo un nostro amico. Vedi come si mischia un po' tutto quanto. E vabbè. Stefania da Frascati ha una domanda per Ivo Di Palma. Di solito doppierò i buoni. Se avessi potuto scegliere, che cattivo avresti voluto doppiare, Ivo? No, guarda che io ho doppiato per anni anche i cattivoni, eh. Se vedi per esempio il film che poi è andato al cinema insomma qualche anno fa di Lupin il conte di Cagliostro, per esempio il conte di Cagliostro sono io. Quindi io, è vero, ho cominciato con i buoni, per fortuna, perché non avevo assolutamente l'esperienza e la tecnica ancora per fare i cattivi, ma poi a un certo punto, per molto tempo, sono stato sfruttato nel senso buono del termine, per fare i cattivoni proprio. Quindi ce ne sono svariati, insomma, sia in cose on video. Lo stesso Devilman certo non è rassicurantissimo, per quanto sia un cattivo, diciamo, sui generis. Per cui, infatti, quando mi venne dato Toki in quella riedizione cinematografica di Ken il Guerriero, perdonami un secondo, aspetta un attimo. Questa è Lady Jane dei Rolling Stones. Stava parlando di Toki, che qualcuno potrebbe associare a me, ma Ken il Guerriero è stato doppiato, gli OAV sono stati doppiati ovviamente a Milano, e Ivo faceva Toki, e ci stava dicendo, sollecitato da una domanda nella quale ci chiedevano se avesse piacere a doppiare un cattivo, visto che fa sempre i buoni, lui dice no, ho fatto anche i cattivi. Certo, ho fatto anche i cattivi, tanto che quando mi è stato affidato Toki, erano anni che facevo prevalentemente cattivi, e la prima registrazione del primo anello in sala, il direttore, che era Aldo Stella, che ringrazio ancora per quella opportunità, mi disse subito: no, guarda, devi proprio togliere ogni ambiguità dalla voce, questo è un buono, questo è Cristo, questo è Gesù Cristo, proprio anche proprio nelle fattezze. In effetti Toki ha le fattezze, diciamo, del Cristo nostro convenzionale, no, occidentale. A bicipiti a parte, naturalmente, che sono poco cristologici, ma il resto, nel resto somiglia abbastanza. Per cui ti dico che in quel momento la mia sfida è stata ritrovare proprio la purezza, semmai, ritrovare l'innocenza, abbinata ovviamente comunque a un certo carisma. Col cattivo non c'entrava nulla, ovviamente, Toki, e io ho dovuto subito cambiare strada rispetto alla registrazione del primo anello, perché ero troppo abituato da tempo a mettere un po' di ambiguità dentro ogni battuta. Cioè, quello era lineare, era dritto. No. Era dritto come personaggio, non aveva nessuna ambiguità. Più puro. Gianluca, chiudiamo con te. Il tuo ultimo pezzo è un altro pezzo veramente bello, eccezionale. Ma perché l'hai portato oggi? Perché per me questo gruppo è stato un po', come dire, il mio caposaldo emotivo che ha accompagnato la mia adolescenza, perché io all'epoca ovviamente seguivo tutto quello Sturm und Drang musicale che in quegli anni imperversava, soprattutto in film, insomma, cercava delle roba un po' meno commerciale, e quindi loro sono poi un gruppo che ha continuato. Sono andato a vederli tra l'altro un anno fa a Firenze Rock, dopo tantissimi anni. Deve essere stata un'esperienza pazzesca, eh? Sì, li ho visti anche altre volte. Mistica! Anche negli anni. È un gruppo molto particolare, pochino più di nicchia, però sono 30 anni che suonano e hanno fatto un sacco di roba figa, diciamo. Allora, hai ragione. Io mi sono accorto adesso che abbiamo ancora 40 secondi di intro per annunciare il tuo brano, quindi insomma ne possiamo ancora parlare. Tra l'altro questa è una versione live, perché poi io prendo sempre le live nella radio perché sono più cariche, c'è più poi il coinvolgimento col pubblico, quello che noi non abbiamo perché lavoriamo con la quarta parete di piombo praticamente, però
ci aiuta veramente, aiuta, il coinvolgimento è fondamentale. Tra l'altro Alessio, in questi secondi mi permetto di dire che all'epoca, no, tu dicevi prima che lavoro avresti voluto fare invece di, insomma, l'attore, il doppiatore eccetera. All'epoca io avevo un gruppo musicale e suonavamo musica di quel genere. Questi, diciamo, sono i Cure, A Night Like This su Radio Cigliano. Suonavi in un gruppo musicale, figata! Suonavo in un gruppo musicale, io all'epoca speravo anche di diventare una rockstar a 20 anni. Bello, bello, bello. Dicevo, che figo, immagino. Se non lo si spera a 20 anni. Sì, certo, i sogni nel cassetto. 18, 19, 20 anni, certo. Immaginati uno stadio, che figata! Cioè, sai quelle robe lì, no? Per cui sognavamo. Senti, Antonello e, Antonello e Annalisa, guardate quanto sono belli. Da Scoppito, in provincia dell'Aquila, vi mandano i saluti. Anche loro dicono che avete Antonello fatto anche tanto. Lo conosco. Vedi? Ciao Antonello. Sono tutti quanti, sono tutti, alla fine poi sono tutti quanti i soliti ignoti praticamente. Alcuni sono miei allievi anche per quello. Bella, bella. Lui è Carlo, che è a Arenzano e ci fa vedere una bella collezione di roba che ha e ci sta guardando. Grazie Carlo di essere sempre con noi. Lui è Francesco da Canicattì. E ci ha, ci sta mandando, oddio, è Francesco, sai che non mi ricordo? Madonna, io ho dei buchi di memoria, forse sì, probabilmente, da Canicattì sicuramente, aspirante attore, quindi chiede anche lui una domanda importante, mentre facciamo vedere anche gli altri, va. Questo l'ha fatto per Elisabetta, guardate che bello questo composite, sì. Mo vi dico anche chi, questo l'ha fatto, è stato fatto per Ivo, immagino questa sia una convention dove sei andato, ovviamente, e questa è invece sala di doppiaggio, anzi sala speaker, mi sembra proprio, per Gianluca. Adesso vi dico anche chi era il nostro amico. E ragazzi, come si diventa attori e doppiatori? Qual è la strada, Elisabetta, che si deve fare nel mondo di oggi? Si deve fare una scuola di dizione e recitazione. Prima bisogna imparare a recitare, poi si può fare un provino per imparare a doppiare, però per prima cosa bisogna saper recitare. Vengono un sacco di ragazzi a chiedere come si diventa, cioè, non per tutti è chiaro che i doppiatori sono attori, e questa cosa stupisce, perché come fai a recitare se non, come fai a doppiare se non sai recitare? Impossibile. Ricordiamo sempre la cosa: ho una bella voce, posso fare doppiaggio? No, hai una bella voce, vai alla Rinascente, che sicuramente serve una bella voce alla Rinascente, no? Se hai una bella voce, perché nel doppiaggio, come nella recitazione, servono il bell'uomo, serve il brutto, serve il magro, serve il grasso, serve quello con la faccia intelligente e quello con la faccia scema, serve il comico e il drammatico, serve tutto, e dobbiamo aver padronanza il più possibile di tutti gli strumenti, no? Più o meno diciamo che è in questa maniera, no? Che dici Gianluca, anche tu? Ma sì, io credo, come Betta e come Ivo, insegno ormai, insomma, da alcuni anni, quindi allievi ne vedo tanti, aspiranti, attori, doppiatori, comunque tendenzialmente doppiatori. E lo sai che c'è questa tendenza adesso, no? Io non voglio fare l'attore, non voglio fare il teatro, voglio fare subito doppiaggio. Stavo per dire quello, Alex, brutto. Nel senso che c'è, rispetto alla generazione nostra, diciamo così, c'è nell'ultima generazione, negli ultimi 10 anni, questa tendenza a vedere il doppiaggio come una camera stagna, no? Una cosa un po' più separata dall'attore. Mentre invece, partendo dal presupposto che ovviamente la dizione è fondamentale in tutti i suoi, in tutte le sue sfumature, no? Quindi non soltanto la questione di inflessione dialettale, ma anche tutto il resto, no? Certo. L'utilizzo dello strumento in tutto, come il solfeggio ritmico e il solfeggio melodico per uno strumento musicale. Attendimi un secondo. I Cure, A Night Like This, è l'ultimo pezzo della selezione di oggi. Abbiamo ascoltato 12 canzoni, 4 per 1, che hanno segnato in qualche modo i nostri amici che avete sentito questa sera, e li ringrazio veramente per aver portato tanta bella musica e tanto cuore nella nostra radio. Stavamo parlando nei fuori onda, ma adesso stringiamo, ragazzi, perché siamo ben oltre le 11:15 la chiusura, e stavamo dicendo com'è difficile in questo momento, quando un attore, un ragazzo viene e ti dice: voglio fare il doppiaggio, voglio saltare le tappe, voglio direttamente fare il doppiatore.
molti di noi l'hanno fatto da bambini, ma è un altro percorso quello, ovviamente, certo. È una cosa diversa, certo. Da bambino, certo. Sei una spugna, certo. Impari tutto, mentre invece Gianluca, bisogna per chiudere poi lasciando la parola a Ivo, il fatto che comunque sicuramente l'aspetto della recitazione è molto importante, al di là del fatto che molti che magari mi contattano mi chiedono: ma io voglio fare il doppiatore, una buona scuola di doppiaggio? No, perché quello è l'ultimo step, c'è tutto quello che viene prima invece, ovvero sia la dizione e la recitazione, e poi c'è tutto l'aspetto ovviamente del talento, che quello lo scopri soltanto strada facendo, cioè scopri se poi ci sono effettivamente delle cose intime che sei in grado di mettere in gioco con gli strumenti tecnici che man mano affronti, esatto, studiando, quindi esatto. Poi quello è quel mix che, magico, che si crea come con altre arti, ovviamente. Oh, poi Ivo, uno su un milione magari c'ha l'arte che gli scorre nelle vene e lo metti ed è un istrione pazzesco, ma tutti gli altri hanno bisogno di una scuola, ma si deve andare a scuola. Dire, il fenomeno ne arriva uno ogni 15 anni, 10, 15, 20, non lo so, no? Arriva il fenomeno che proprio sembra nato per fare questo mestiere, devi solo metterlo lì davanti e poi va praticamente in autonomia. Tutti gli altri però è vero comunque che possono, con l'applicazione, insomma con la dedizione che vi è stata appena illustrata dagli altri due colleghi, raggiungere posizioni di bravura personale medie, in qualche caso anche medio-alte, proprio sulla base dell'approfondimento, dello studio, della costanza, dell'esercizio, che quindi sono imprescindibili, fondamentali. Ma voi pensate che un pianista da concerto studia 8 ore al giorno per fare quella esibizione? Vogliamo dedicare almeno, non dico mezz'ora, cioè non dico un'ora, ma mezz'ora, ma meglio se è un'ora, poi se è un'ora e mezza ancora meglio, al giorno per fare esercizio, preparandoci per questo percorso? È certo. Ricordo sempre, che, ma anche per andare più per assottigliare, no? L'idraulico che viene da me, l'idraulico ha una manualità, lo fa continuamente, lo fa 8 ore al giorno. Noi non è che dici, vabbè, forse c'è stato negli anni 80 l'esplosione del cinema e del tutto, basta che c'è una bella voce, basta che c'è una bella faccia, basta che la dico. No, invece secondo me dire che bisogna studiare è importante, perché è fondamentale, certo. È necessario proprio. Prima che ce lo dimentichiamo, io guardate, vi faccio vedere con la telecamera alta, guardate in macchina tutti e tre, guardate in macchina tutti e tre, perché ci facciamo il selfie di giornata, ne faccio due e questo è il numero uno. E questo è il numero 2. Lì avrete pubblico graditissimo, ovviamente, esclusivamente mandando anche solo un ciao al 328-7948-796. Oggi è un'altra di quelle puntate in cui non riuscirò a mandare tutti quanti in onda. Lui è... Oggi c'ho i nomi che mi zompano veramente. Alessandro da Molinella in provincia di Bologna, che ci manda il suo contro selfie, grazie, forse li conoscete già perché sono tutte persone conosciute in rete. Davide, è stato lui che ha indovinato la clip di Ivo, quindi è lui, per dargli un volto, è stato lui che ha indovinato la clip di Ivo. Dopodiché abbiamo Francesco che ci ha mandato questo bel contro selfie, e poi lui si chiama Marco, non si chiama Francesco, si chiama Marco da Canicattì, per essere precisi. Allora ragazzi, io non so come fare, perché ci sono tante persone, ho rivisto la leggenda di Toki, dice Marco, la settimana scorsa, molto azzeccato Ivo sul personaggio in generale, un bel film. Grazie. E un doppiaggio di alto livello. Io voglio sapere che fine ha fatto Felice Invernici, che non si fa mai vedere. Lo conoscete sicuramente. Certo che lo conosciamo. Certo. Diciamo bene, lavora spesso in adattamento dialoghi. E il fatto di non essere magari molto social è una scelta personale che bisogna rispettare. Allora, sono arrivati i cappuccini, io non so se voi la mattina vi prendete un bel cappuccino, io purtroppo non posso perché soffro di latte, mi uccide, ma i cappuccini che vi faccio vedere questa sera, poi immagino che li abbiate già visti chissà quante volte, sono cappuccini particolari, li fa Fabio Carletti dalla provincia di Pescara, dove ha un albergo, ma li fa disegnando direttamente sul cappuccino. Questo, che bello!
guardate che meraviglia. Un cappuccino così, sì. Io non lo berrei, cioè lo terrei finché non si sfalda praticamente, perché a un certo punto poi si sfalderà. Io l'ho visto a mano libera con dei colori, cambia la penna a seconda del colore, il rosso, il giallo, il marrone, quello che è. Guardate che meraviglia. Guardate qua, questo ovviamente è per Elisabetta. Guarda che bello. Grazie, spettacolo, bellissimo. Spettacolo vero e proprio. E questo è Vegeta, okay. Vero? Bravissimo, veramente, bravissimo, eccezionale. Ragazzi, io temo di non riuscire, c'ho 25 contro selfie, giusto per vedere. Ah, ma qua ci stanno degli amici che vi hanno, lo faccio vedere, Fabio da Robecco Pavese, in provincia di Pavia, che dice, scusa, mandi la mia fotografia, perché non sono solo in questa fotografia, sono ben accompagnato da Ivo. Ah, beh, sì, chissà di vero. T'ha beccato. Ma è abbastanza recente, perché c'è la famosa macchina, la macchina fotografica, la tua passione portatile, la tua passione che ti porti con te. Mettere lì perché non riuscivo più a uscire. Evviva! Sì. Veramente grazie a tutti quanti, sono tanti gli amici che hanno scritto, chiedere a Ivo De Palma se si ricorda di Slam Dunk, un anime sul basket. Sì, mi ricordo, non sono molto affezionato a quel personaggio perché parlava poco, effettivamente. E quindi non ci piaceva. Molto di più, diciamo, il nostro collega Diego Sabere, che faceva l'altro, Anamici, che invece era un logorroico della Madonna. Il mio non parlava tanto, sai, di quei personaggi che parlano un po' con lo sguardo, sono fichi, per carità, però io faccio il doppiatore, se non mi parli capisci che no, infatti, ragazzi, oltre che guadagno meno, ma lasciamo stare, ma mi diverto anche meno, sai, per lo cui, spettrale... malgrado fosse una serie molto lunga, 108 episodi, in realtà non mi sono mai proprio affezionato in maniera poi lo ricordo con piacere, per carità, fu scelto dalla distribuzione per fare quel, neanche dal direttore, ma dalla distribuzione, proprio per fare quel ruolo, quindi la gratitudine è messa in conto, ma effettivamente, insomma, ho amato di più altri personaggi. Vi chiedono un ricordo dal punto di vista umano di Enrico Carabelli, ve lo chiede Francesco da Firenze. Carabelli era molto esigente, ma come dire, anche uno disposto poi a lasciare briglia sciolta una volta che la via era quella, lo dimostrano per esempio le citazioni poetiche su Pegasus che fui io a proporre indipendentemente dall'adattamento, e fu lui ad autorizzare, perché andavano in maniera molto estrema sicuramente, e anche discutibile se vogliamo, andavano però nella direzione dell'impostazione che lui voleva dare a quella serie. Quindi un professionista di assoluto grande calibro, che ha insegnato a molti di noi comunque a stare a microfono, e in quella serie particolare a stare a microfono come se fossimo in teatro, che è una cosa ancora più particolare. Ragazzi, è complicato questo, nel senso che noi siamo abituati al microfono e abbiamo un... però il microfono teatrale è difficilissimo, è anche difficile da immaginare. Era tutto. Io un ricordo velocissimo di Carabelli, perché che ho conosciuto di sfuggita, perché poi è mancato, insomma, un po', sono microfono primi anni 90, mi sembra, circa nell'88 andai a fare un provino, avevo 18 anni, un provino con la mia fidanzata dell'epoca da Torino, nella PV dell'epoca in Viale Marche, e Carabelli mi distrusse, proprio su una sitcom che era complicatissima per me all'epoca, difficilissima. Mi ricordo ancora fuori Governale, Chicco Maggi nel corridoio che aspettavano il loro turno, e mi ha fatto a pezzi, e io sono andato via in treno con la mia fidanzata che mi diceva no, non fare così, e io l'ho distrutto, perché Carabelli pare che, insomma, non fosse poi proprio una persona, un grandissimo professionista, però era anche uno che non ci andava leggerissimo, quindi mi ha fatto pezzi, però servono anche queste esperienze. Bello. Allora ragazzi, sono veramente tanti, io li ho aperti, adesso faccio vedere le fotografie, ma non mi posso ricordare i nomi, perché altrimenti sono non posso proprio ricordarmelo. C'è solo Enrico dalla provincia di Lecce, che dice: Elisabetta, ti voglio tanto bene, e anche a Gianluca e Ivo, perché comunque vogliamo veramente... Io voglio far vedere soltanto rapidamente, questo è un nostro amico dalla Sicilia che ci ha scritto, questi sono i disegni di Paola D'Andrea, questo l'ha fatto per Elisabetta, finalmente sono arrivati.
guarda, circondata da tutte le amiche tue. Questo è veramente bello. Poi ve lo mando se lo volete, perché è bello conservarlo. C'è anche la matita che spunta nell'angolo sopra, quindi è proprio stato fatto al volo, al volo. Questo invece è per Gianluca, insieme a tutti quanti i suoi personaggi. E questo è per Ivo. Ma veramente brava, bravissima Paola, che tra l'altro diceva: ti prego, ma già gliel'hai fatto il saluto a Paola? Quindi l'abbiamo fatto, perché ha mandato 50 messaggi. Da Palermo mi sembra Marco che ha mandato questo controselfie, anzi no, Marco è lui, ma lui era dalla Sicilia, tutte e due dalla Sicilia, mi sembra. Lei è Nemes Belfiore, ha detto se potete salutarla. La conoscete, immagino. E questo è Matteo che dice: lo feci proprio per Elisabetta, questo disegno, questo lo feci io con le mie mani, e io vi devo dare la sola di giornata. Potete decidere nel frattempo chi la prende per primo, perché la dovete fare tutti e tre questa sola. Non ve ne ho parlato, non ne sapete assolutamente nulla. Non sappiamo niente. Nulla, non ne sapete assolutamente nulla. Però allora sappiate che chi decidete adesso con dei gesti anche chi sarà il primo a prenderla. Nel frattempo io vado a disannunciare la puntata di oggi. Avete ascoltato Dopo Cena Con, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con la gradita partecipazione di Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma. Le telefonate di Cristian Incazzante sono scritte e interpretate da Angelo Venezia, alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Voci.fm e Voxil Voce Gola e con l'amichevole collaborazione di Roba da Doppiatori e Voci Animate. Signori, questa è la penultima puntata della stagione di Dopo Cena Con. Torniamo giovedì prossimo, ho già tre amici, questa volta chiudo con degli amici, con delle persone con cui condivido un percorso anche fuori dalla sala di doppiaggio, e mi piacerà chiudere insieme a loro. E la stagione finisce qui, ovviamente si riprende a ottobre e vedremo in che condizioni, perché io spero di avere qui accanto a me, insieme ad Alexo, Alexo lo mettiamo magari là sopra, sopra dove ci sono i quadri, e di avere tanta gente intorno a me. È stata una stagione veramente difficile e complicata che abbiamo portato avanti nel migliore dei modi, spero anche graditi da voi, e è andata bene, è andata bene. Comunque l'abbiamo portata a casa, la quarta stagione di Dopo Cena Con non è ancora finita. Giovedì prossimo, il 25 alle 21, ci saranno altri tre colleghi e poi ci saluteremo. Sabato alle 15 in diretta su Radio Cigliano ci sarà Se prima eravamo in due, la trasmissione musicale. Questa invece è l'ultima, l'abbiamo deciso di chiudere una settimana prima. Ci sarà tutto lo staff di Radio Cigliano, se volete venire ci saranno collegati, alcuni saranno collegati, alcuni manderanno degli audio, delle cose, e saremo tutti quanti collegati insieme. Quindi mi raccomando, insieme ad Alessandro Bianconi, a Tiziana Guida e a Marco Lorenzetti, Angelo Venezia, Lillo Carpino, Gabriele Scarcelli e Fabio Di Matteo, faremo un po' di casino insieme per festeggiare la fine di quest'anno. Io ringrazio Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma per essere stati con me in questa bellissima trasmissione. Ringrazio tante le persone che urlano la Sicilia è qui, ci sono stati quattro artisti straordinari, grazie di cuore, bravissima Elisabetta, grazie mille per i saluti, e sono veramente tutti quanti contenti che voi siate stati qui. Chi prende la sola di giornata per primo? Io. Chi prende la sola di giornata per secondo? Io. Perfetto. E allora, io ringrazio i miei graditissimi ospiti questa sera. Elisabetta Spinelli, chiudi la puntata. No, non sono capace. Ragazzi, è stata una serata meravigliosa. Vi abbraccio virtualmente e un milione di baci e buonanotte. Gianluca Iacono, chiudi la puntata. Grazie a tutti voi di essere stati calorosamente con noi, aver ascoltato le nostre simpatiche cose, le nostre cazzate, le nostre cose serie e averci conosciuto un po' di più. Per cui andate a dormire sereni, perché domani sarà una grande giornata. Ivo De Palma, chiudi la puntata. Io ho rivisto due colleghi meravigliosi che stimo veramente molto. Ho conosciuto un collega che è, diciamo, un caposaldo di questa professione. Sono stato in compagnia di tutti voi questa sera e direi che per oggi può bastare. Se ci fosse qualche altra occasione, io ci sono. Ciao.
Ci sarà, spero, ci sarà la possibilità di stare tutti qua insieme. Faccio anche un po' di pizza prima, una bella pizza romana, quella che è sottile, se vi piace. E si mangia la pizza, si mangia un supplì e poi si sta qua insieme, anche con qualcuno del pubblico, perché ogni tanto abbiamo delle persone che ci seguono. Io ringrazio Gianluca Iacono, Elisabetta Spinelli e Ivo De Palma. Chiudiamo prima sulla radio e poi su Facebook. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte a tutti, ciao! Ciao. Grazie Alessio, grazie mille. Grazie, stiamo salutando Facebook perché non riesco a chiudere le due dirette insieme, solo per questo, quindi un attimo gli dedichiamo un attimo perché non sono capace. Non lo so fare. Grazie veramente ragazzi, siete stati gentilissimi. A te. Grazie a tutti. A te. Buonanotte. Grazie a te, ciao. 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 Ciao.